Teoricamente, gli umani potrebbero sopravvivere a un asteroide con il potenziale di distruggere interi pianeti. Tuttavia non sarebbe una passeggiata. Torniamo indietro nel tempo a 66 milioni di anni fa, nel tardo periodo Cretaceo. Alla Terra prima degli umani, quando i dinosauri prosperavano. Le piante e gli animali sono tanti e diversi. Potresti vedere un T-Rex che insegue un triceratopo, o l'imponente Alamosaurus, uno degli animali più grandi che abbiano mai vagato sul pianeta a dominare sul paesaggio. E attenzione all'anchilosauro, un vero e proprio carro armato vivente che agita la coda come una palla demolitrice contro qualsiasi minaccia. Mentre ti godi una tranquilla serata sotto le stelle, una nuova luminosa luce appare nel cielo dell'emisfero nord. Sembra semplicemente una nuova stella nel cielo, brilla come le altre. Ma dopo qualche ora noterai che diventa più luminosa. Controlla di nuovo la notte seguente e bam, è la cosa più brillante nel cielo, eclissa pianeti e persino la luna. E infine, cosa orribile, supera in luminosità il sole. La stella è l'asteroide Chicxulub, che ha lasciato un enorme cratere, noto come cratere di Chicxulub nella penisola dello Yucatan, in Messico. L'asteroide entra nell'atmosfera terrestre a una velocità vertiginosa di 20 km al secondo. Attraversa i 97 km dell'atmosfera in circa 3 secondi. Cade così velocemente che nemmeno l'aria riesce a fuggire. Viene compressa e si riscalda fino a raggiungere migliaia di gradi in un attimo. Prima che tocchi il suolo, quest'aria surriscaldata ha già vaporizzato gran parte del mare che l'asteroide sta per colpire, vicino alla penisola dello Yucatan. Poi, in un lampo, si schianta sulla Terra, passando sopra l'America centrale con un forte boato che riecheggia ovunque. Ma non si limita a schiantarsi al suolo, fa sì che il terreno e le rocce diventino liquidi. Scava un buco così profondo e ampio che quasi raggiunge gli strati interni della Terra e solleva il suolo fino a oltre 32 km di altezza. In quel preciso istante d'impatto, l'asteroide trasforma la sua enorme velocità e massa in calore, in una frazione di secondo. Rilascia così tanta energia da far muovere le molecole sulla Terra più velocemente della superficie del Sole. Questa enorme energia crea una gigantesca sfera di plasma, un gas super caldo e carico che include frammenti di roccia vaporizzata. Il tutto espulso a velocità incredibili. L'onda d'urto dell'impatto e il calore trasformano istantaneamente in gas la Terra intorno al luogo dello schianto. Questo scatena terremoti in tutto il mondo. E non c'è da preoccuparsi solo delle rocce che volano in giro. Mentre precipitano dal cielo, queste sfregano contro l'aria, riscaldandosi tanto da scatenare incendi in tutto il mondo. Il calore che emettono potrebbe essere paragonato a un forno al massimo della temperatura. Questa pioggia di fuoco causa la combustione della maggior parte degli alberi. Ora l'intero mondo è in fiamme. Presto cambia tutto. In un attimo, i dinosauri vengono spazzati via, facendo spazio ai mammiferi. E non solo i dinosauri. Il 75% delle specie e delle grandi creature scompaiono, lasciando solo piccoli uccelli e creature. Quindi come potresti sopravvivere tu, umano, a qualcosa del genere? Alcuni animali ce l'hanno fatta in passato. Per sopravvivere dobbiamo imparare dalla loro resilienza. Gli unici uccelli che sopravvivono anche nelle condizioni più difficili sono quelli che nidificano al sicuro a terra. Tra i pochi animali più grandi che riescono a sfuggire all'estinzione, tutti hanno modi per affrontare il calore. Alcuni, come certi piccoli mammiferi, serpenti e lucertole, possono scavare tane sotterranee più fresche. Altri, come i coccodrilli e le tartarughe, si nascondono nell'acqua. Quindi, se ti trovi esattamente dall'altra parte del pianeta allo schianto e agisci molto velocemente, potresti farcela. Attualmente, l'impatto è a circa 16.000 km di distanza. Ma non sottovalutare la sua potenza. Non appena senti il forte boato, dirigiti sottoterra il più rapidamente possibile. E fai attenzione, perché sentirai la Terra tremare circa 30 minuti dopo. Nasconditi in una caverna profonda, possibilmente con un ingresso stretto. Questo ti proteggerà dai detriti cadenti e le temperature sotterranee saranno stabili. Inoltre, alcune caverne hanno fonti d'acqua naturali, fiumi o ruscelli. Potresti anche prepararti per una dieta non proprio eccellente a base di insetti, funghi o piccoli animali poco appetibili che cercano rifugio nelle grotte. Meglio di niente. Devi anche trovarti estremamente lontano da grandi masse d'acqua. Essere vicino all'oceano potrebbe sembrare una buona idea all'impatto di un enorme asteroide, perché il mare può attenuare i cambiamenti estremi di temperatura. Tuttavia, i terremoti scatenano terrificanti tsunami anche nei laghi o nei fiordi. Lo schianto dell'asteroide non scatena solo uno, ma molti tsunami alti come grattacieli. Entro un'ora, onde colossali tra i 183 e i 305 metri di altezza colpiscono la costa del Golfo, investendo il Messico e il sud degli Stati Uniti e allagando chilometri di entroterra. Queste onde sono così potenti che riescono persino a invertire il corso dei fiumi. Questi tsunami continuano lungo le coste, raggiungendo quella orientale degli Stati Uniti e 6 ore dopo colpiscono Europa, Africa e Mediterraneo. 15 ore dopo l'impatto, non c'è una costa sulla Terra che non abbia sentito la furia di queste onde.
Supponiamo che tu sia sopravvissuto allo schianto in qualche luogo profondamente sottoterra. I tuoi problemi sono appena iniziati. L'asteroide Chicxulub colpisce una regione ricca di zolfo. Ciò invia 100 miliardi di tonnellate di zolfo e una quantità enorme di acqua in cielo. Il vapore acqueo forma enormi nuvole temporalesche. Inizia a piovere pioggia acida. Nei luoghi più freddi, enormi tempeste seppelliscono la terra sotto metri di neve ogni giorno. L'impatto vaporizza anche esagerate quantità di petrolio, sollevando in aria un volume pari a 150 stadi da calcio. Questo petrolio si trasforma in una densa fuligine nera nella stratosfera. Riveste la terra come vernice. E, anche quando la pioggia acida si calma, il carbonio rimane sopra le nuvole. Questo strato fuliginoso blocca il 90% della luce solare, immergendo la Terra in un'oscurità fredda che dura almeno 3 anni. La temperatura media del mondo si abbassa di circa 50 gradi. Ora, quando finalmente lasci la tua profonda caverna, devi cercare luoghi in cui non gelerai. Gli unici luoghi preservati dal gelo sono isole tropicali come Madagascar, India, che all'epoca era un'isola, e Indonesia. Questi hanno piante e animali e continuano a ricevere acqua dolce, a differenza della maggior parte del mondo. Tutto il resto sembra un vasto deserto nucleare. Queste isole tropicali sono punti sicuri durante un'apocalisse di asteroidi, ma non pensarle come un paradiso. Ricevono ancora solo circa il 10% della loro solita quantità di luce solare e appena abbastanza pioggia per evitare di trasformarsi in deserti. In questo ambiente freddo e tetro, la maggior parte delle catene alimentari si disgrega. Se vuoi sopravvivere, dovrai portare con te molto cibo extra per almeno 6 anni. Alcune cose sono fortunate a sopravvivere. I fossili ci dicono che gli ecosistemi d'acqua dolce erano fiorenti, quindi stare vicino a un fiume o a un estuario potrebbe essere la tua migliore possibilità per trovare cibo. Potresti incontrare tartarughe, coccodrilli e pesci. Anche vongole, lumache e piccoli crostacei che vivono nei sedimenti riescono a resistere. E sebbene questi luoghi siano un po' più caldi rispetto agli altri, non sono una passeggiata. Dovrai portare con te vestiti caldi per avere possibilità di sopravvivenza. Se sommiamo tutto, il posto migliore per sopravvivere all'asteroide di Chicxulub sarebbe l'Indonesia. È un paese tropicale e montuoso, composto da diverse isole. Lì troverai temperature sopportabili, acqua piovana e una profonda caverna per ripararti. Questo potrebbe proteggerti dalle tectiti cadenti, dal calore intenso e persino aiutarti a trovare qualcosa da mangiare nei fiumi e nei laghi. Ma se mentre cerchi cibo ti imbatti in creature simili a topo ragni, caro viaggiatore nel tempo, lasciale stare. Non è chiaro quante siano sopravvissute all'impatto di Chicxulub e mangiarne una potrebbe avere effetti imprevedibili sul futuro dell'umanità. Insomma, non vorrai mangiare il tuo trisavolo, giusto? C'è chi, come gli abitanti delle remote isole Andamane nel Golfo del Bengala, crede che siano delle torce infuocate lanciate nel cielo dagli spiriti della foresta. Oppure chi, come gli aborigeni australiani, le vede come bastoni in fiamme tirati dagli sciamani. Ma gli astronomi le conoscono con un nome preciso. Sono le comete, corpi celesti ghiacciati in orbita attorno al Sole. Una delle più famose comete è naturalmente quella di Halley. Ha lasciato un segno distintivo nella nostra storia ed è stata fondamentale per capire di più sulle comete. Ad esempio, durante il suo passaggio nell'agosto del 1835, le venne data la colpa per l'incendio che devastò New York per diversi giorni. Nello stesso momento, i nativi Seminole della Florida videro la lunga coda della cometa e la interpretarono come un pessimo segno. La cometa tornò a farsi vedere nel 1910 e di nuovo fu vista come segno di malaugurio. A Chicago, la gente venne avvertita di star lontana dalle finestre, in caso di danni provocati dalla coda della cometa. Altri ancora comprarono ogni sorta di gadget, dagli ombrelli alle maschere, per proteggersi. Ma che cos'è davvero la cometa di Halley? E come mai si fa vedere da noi solo una volta ogni tanto? Ma soprattutto, è davvero pericolosa? Quella di Halley è definita in astronomia come una cometa periodica. Passa vicino alla Terra ogni 75 anni circa. Ci sono dunque dei fortunati che l'hanno vista passare 2 volte nel corso della loro vita. L'ultima volta fu nel 1986, quindi il prossimo passaggio avverrà nel 2061. A dire il vero, non siamo in grado di prevederne il ritorno. Questo perché ci sono processi chimici in atto nella cometa. Inoltre, la sua orbita potrebbe subire variazioni impreviste anche a causa di scontri con altri corpi celesti. Il suo nome ufficiale è 1P Halley e prende il nome dall'astronomo inglese Edmund Halley.
fu il primo a studiare sul serio i racconti di una cometa avvistata nel 1531, nel 1607 e nel 1682. Dai suoi calcoli, Halley capì che in tutte quelle tre occasioni si trattava della stessa cometa, che tornava ciclicamente a farci visita. Ne predisse così il ritorno nel 1758. Scoprì poi che alcune comete, come questa, non hanno un'orbita circolare attorno al Sole. Osservandola a due dimensioni, l'orbita della cometa risulta ellittica. Purtroppo Halley non visse abbastanza da vedere il ritorno della cometa nell'anno da lui previsto, ma almeno questa prese il suo nome. Secondo l'Agenzia Spaziale Europea, il primo avvistamento documentato della cometa di Halley risale al 30 marzo del 239 a.C. Furono due astronomi cinesi, Shi Qi e Wen Xian Tung Cao, a registrarne il passaggio, come annotato nelle cronache dell'epoca. Ma forse la cometa era stata osservata già prima, nell'epoca classica dell'antica Grecia. In alcune cronache si racconta di un grosso meteorite precipitato nella Grecia del Nord, con gran confusione degli abitanti. La pietra piovuta dal cielo diventò persino una sorta di attrazione turistica in quei tempi antichi. Ma nella cronaca viene menzionata anche una cometa nel cielo, nello stesso periodo. E si dice che quell'enigmatico corpo celeste restò visibile nel cielo per circa 75 giorni. Shakespeare ha poi nominato la cometa nel suo dramma Giulio Cesare, composto intorno al 1600. Nella sua opera, il bardo scrisse una frase rimasta famosa: «I cieli stessi divampano». Ma non fu certo l'unico scrittore famoso a prendere spunto dalla cometa. Anche Mark Twain ne scrisse nel 1909. Nacqui nell'anno della cometa di Halley, nel 1835. Tornerà il prossimo anno e mi aspetto di andarmene con lei. Guarda caso, Twain morì il 21 aprile 1910, un giorno dopo il ritorno della cometa nei nostri cieli. L'ultimo passaggio della cometa, nel 1986, fu naturalmente studiato a fondo. Diverse sonde vennero lanciate verso di essa per raccogliere campioni e capirne la composizione. Questo sciame di sonde, detto l'armata Halley, raggiunse la cometa e scattò per la prima volta diverse foto del suo corpo principale. Nel 1986 c'erano già numerosi e potenti telescopi puntati verso la cometa durante il suo avvicinamento alla Terra. Dagli studi attuali si sa che la cometa di Halley non rappresenta alcun pericolo per il nostro pianeta. Tutte le paure associate ad essa erano frutto di pura superstizione. Ma non solo. Le comete forse hanno reso possibile la vita sulla Terra. Secondo gli scienziati, miliardi di anni fa furono proprio le comete a portare sul nostro pianeta parte dell'acqua che poi formò gli oceani. Inoltre, questi corpi celesti possono aver portato le sostanze organiche necessarie per l'origine della vita, ma non confondiamo comete e asteroidi. Gli asteroidi sono rocce vaganti in orbita attorno al Sole. Le comete sono invece corpi celesti composti di ammoniaca, metano e acqua in forma di ghiaccio. Contengono anche un piccolo nucleo roccioso. Data la loro struttura, le comete sono chiamate a volte palle di neve sporche. Le comete sono fatte di quattro parti: il nucleo, la chioma, la coda di polvere e la coda di ioni. Quasi tutta la massa è racchiusa nel nucleo. Ad oggi si conoscono più di 3.000 comete, ma è probabile che ce ne siano almeno un miliardo in viaggio attorno al Sole. Le comete visibili dalla Terra ad occhio nudo, senza l'ausilio di un telescopio, sono dette grandi comete. Più o meno ne compare una ogni 10 anni, ma si sa di molte altre comete avvistate nel corso dei millenni. Gli scienziati però hanno concluso che, data la continua perdita di materia dovuta all'azione del Sole, nessuna cometa può durare più di qualche migliaio di anni. Se paragoniamo questa cifra all'età del Sistema Solare, 4,6 miliardi di anni, si tratta davvero di pochissimo tempo. Questi corpi celesti sono tuttavia ancora presenti nel Sistema Solare, quindi deve esserci un punto in cui, per così dire, nascono, altrimenti sarebbero tutte evaporate miliardi di anni fa. Un'altra cometa famosa è la Hale-Bopp. Si avvicinò molto alla Terra nel gennaio del 1997, dopo essere già passata vicino al nostro pianeta durante l'età del bronzo, più o meno nel 2000 a.C.
Questa cometa è molto più grande e luminosa di Halley. Il suo nucleo ha un diametro di quasi 40 km ed è perfettamente visibile dalla superficie terrestre ad occhio nudo. La cometa Borrelli è stata la seconda a essere studiata da vicino da una sonda spaziale, la Deep Space One della NASA, nel 2001. Gli studi consentirono agli scienziati di capire molto sul suo nucleo. La sagoma è piuttosto sbilenca e il perché è ancora oggetto di dibattito. La cometa di Halley sembra si sia formata nella nube di Oort, ai confini estremi del Sistema Solare. La Borrelli, però, sembra provenire da un'altra regione, appena dopo il pianeta Nettuno, la fascia di Kuiper. La cometa Hyakutake fece spettacolo quando passò a soli 15 milioni di chilometri dalla Terra nel marzo del 1996. Sembrò uno spruzzo di ghiaccio blu nel cielo, con una tenue coda di gas. La cometa sorprese anche gli astronomi perché i raggi X che emetteva erano 100 volte più intensi del previsto. La sonda Ulisse attraversò la sua coda due mesi dopo, nel maggio 1996, scoprendo che era lunga quasi 570 milioni di chilometri, due volte più di qualsiasi altra cometa conosciuta. La cometa Wild 2 venne invece esaminata dalla sonda Stardust della NASA nel 2004. La sonda si avvicinò fino a soli 236 km dal nucleo, donando all'umanità le foto di una cometa più dettagliate di sempre. Quella fu anche la prima volta che riuscimmo a portar via campioni di polvere da una cometa, riportati sulla Terra nel gennaio 2006. Lo scopo era capire in quali condizioni Wild 2 e il Sistema Solare intero, già che c'eravamo, si formarono miliardi di anni fa. Wild 2 ha un diametro di circa 5 km ed è costellata di crateri e alture. Se un asteroide come Apophis colpisse la Terra, verremmo distrutti. Si verificherebbero massicci terremoti e gli tsunami inonderebbero tutto. Apophis è un corpo celeste vecchio miliardi di anni che gira nel Sistema Solare dalla sua nascita. Ma quanto è probabile che questa gigantesca pietra spaziale collida con il nostro pianeta nel 2029? Beh, scopriamolo. Apophis è un grande e pericoloso asteroide scoperto nel 2004 dall'Osservatorio Nazionale di Kitt Peak in Arizona. Da allora si è guadagnato orgogliosamente il titolo di uno degli asteroidi più pericolosi mai localizzati. Misura all'incirca 335 metri di larghezza, un po' di più dell'Empire State Building e della Torre Eiffel. È a causa della sua pericolosità che è stato chiamato Apophis, come la creatura immortale egiziana che si credeva portasse eterna oscurità e distruzione sulla Terra. Nel 2021 i ricercatori hanno avuto l'opportunità unica di studiare questa roccia fluttuante quando è passata vicino al nostro pianeta. Alcuni scienziati dicono che c'è una possibilità del 2,7% che Apophis colpisca la Terra venerdì 13 aprile 2029. La colpa sarebbe dell'effetto Yarkovsky, che spinge leggermente questa roccia spaziale verso la Terra. Quest'effetto origina dalla non uniforme emissione di fotoni termici da parte di un oggetto celeste in rotazione, che determina poi una forza esercitata su di esso nello spazio. Questi fotoni emessi possiedono momento e giocano un ruolo fondamentale nella definizione della dinamica del corpo. L'asteroide in questione ha due lati, scuro e luminoso, come la Luna. Il lato luminoso è rivolto verso il Sole ed è più caldo del lato oscuro. Ma il nostro oggetto spaziale ruota, quindi i lati cambiano costantemente direzione e temperatura. Questo cambiamento potrebbe essere dannoso per noi, perché spinge leggermente Apophis verso la Terra. Sfortunatamente nessuno sa come l'effetto Yarkovsky influenzerà il percorso dell'asteroide. D'altra parte, durante l'ultimo passaggio dell'asteroide vicino alla Terra nel 2021, gli astronomi hanno utilizzato un radar per prendere misurazioni accurate della sua traiettoria e hanno concluso che Apophis mancherà la Terra nel 2029 di circa 32.000 km e che poi non ci disturberà per almeno 100 anni. In generale, ogni 80.000 anni il nostro pianeta viene colpito da una stella cadente di dimensioni simili a quelle di Apophis. L'ultima volta che siamo stati colpiti da un meteorite leggermente più piccolo è stata nel 2013. Un nuovo velivolo sviluppato dalla NASA, chiamato Osiris-Rex, è stato lanciato nel 2016 per raccogliere campioni da un altro corpo celeste, leggermente meno terrificante, chiamato Bennu. 4 anni dopo è finalmente arrivato a destinazione. Ha raccolto alcuni campioni, salutato Bennu e iniziato il viaggio di ritorno verso la Terra. I campioni sono stati conservati in modo sicuro in una capsula lanciata nello Utah. Finora è il campione più significativo mai prelevato da un asteroide. Dopo la consegna, la navicella spaziale non ha perso tempo e ha iniziato a inseguire Apophis. Attualmente Osiris-Rex è stata rinominata Osiris-Apex ed è alla costante caccia di Apophis.
Con un po' di fortuna, il 2 aprile 2029, quando l'asteroide sfreccerà vicino alla Terra, la navicella raggiungerà Apophis e atterrerà su di esso. Vi rimarrà per 18 mesi raccogliendo preziose informazioni e scattando migliaia di foto. L'asteroide sarà monitorato con l'aiuto di potenti telescopi. A un certo punto, però, Apophis si avvicinerà troppo al Sole e il lavoro di monitoraggio sarà esclusiva responsabilità di Osiris Apex. Se vivi in Europa, Asia occidentale o Africa, sei uno di quei fortunati che avranno l'opportunità di vedere Apophis a occhio nudo. Sarà visibile nel cielo di queste zone nel 2029 e coloro che hanno telescopi saranno in grado di individuarlo di nuovo nel 2036. Osiris Apex intanto avrà sicuramente dei problemi, perché l'asteroide ha una crosta spessa e la navicella non sarà in grado di raccogliere dati tanto facilmente come su Bennu. Osiris Apex ha un propulsore unico che soffierà via tutta la polvere da Apophis durante l'atterraggio. Sarà l'occasione perfetta per analizzare la superficie dell'asteroide e vedere di cosa è fatto. Il macchinario mapperà l'asteroide per un anno e mezzo cercando di rilevare cambiamenti nella sua forma. Tutta questa ricerca ci dovrebbe mostrare come il corpo celeste si muoverà, così da poter progettare meglio i piani per proteggere la Terra da tali oggetti. Nel 2025 la NASA lancerà anche la missione Apophis Pathfinder, prima navicella spaziale mai atterrata su questo asteroide. Atterrerà approssimativamente un anno dopo il lancio. Inoltre la NASA ha proposto di inviare uno sciame di piccole navicelle nello spazio per aiutare l'umanità a sviluppare tattiche di protezione efficaci contro gli impatti di asteroidi. Sappiamo che Apophis ha avuto origine nella cintura di asteroidi tra Marte e Giove. Negli ultimi milioni di anni questo corpo celeste ha cambiato percorso a causa dell'importante influenza della gravità di Giove. Sembra che quest'ultima favorisca di più il Sole, il che significa che l'asteroide si avvicina di più al nostro pianeta. Ecco perché è classificato come corpo celeste vicino alla Terra. Sono stati condotti molti test e ricerche per trovare un modo di gestire gli asteroidi. Alcune soluzioni includono il trapanare e detonare il corpo spaziale dall'interno o testare nuove tecnologie. Ad esempio attaccarvi dei razzi e cercare di deviarlo dalla Terra. Potremmo anche colpirlo con qualcosa che si muove ad alta velocità per cambiarne il corso. Apophis è un asteroide di tipo S, composto da roccia e metalli come il ferro e il nickel, e con la forma di una nocciolina. Ci può dire molto sul passato e forse anche sul futuro. Campionando questo oggetto spaziale potremmo scoprire come è iniziata la vita sulla Terra e come sono apparse le piante. Ci sono molte teorie che suggeriscono che l'acqua è arrivata sul nostro pianeta tramite un asteroide o una cometa, e gli asteroidi sono come preziose capsule del tempo. A differenza delle rocce sulla Terra che hanno subito migliaia di cambiamenti come l'erosione, la maggior parte dei corpi celesti è ancora intatta e più facile da studiare. Quando i meteoriti cadono sulla Terra, si coprono di detriti che è impossibile pulire. Ecco perché è importante studiare Apophis mentre è ancora nello spazio. Inoltre, alcuni asteroidi sono composti da metalli preziosi come il platino. Attualmente abbiamo una grande domanda di metalli che usiamo nella produzione e l'estrazione sulla Terra è complicata. Un solo grande meteorite potrebbe contenere ferro, nichel, oro e platino che potrebbero durare milioni di anni. Se Apophis contiene questa quantità di metalli, sarebbe utile smontarlo e riportarlo sulla Terra. Un solo meteorite potrebbe valere milioni di miliardi di dollari, rendendo l'estrazione spaziale altamente redditizia. Eppure ci costerebbe di più riportarlo sulla Terra che non scavare questi materiali qui. Man mano che la tecnologia progredisce e vengono sviluppati nuovi tipi di razzi, però, ciò potrebbe diventare possibile. Anche se siamo al sicuro per i prossimi 100 anni, probabilmente vorrai ancora vedere cosa succederebbe se un oggetto come Apophis ci colpisse. Beh, prima lascia che ti dica che sentirai il suono della collisione e saprai cos'è successo anche se sei a chilometri di distanza. Dovresti lasciare subito la tua casa o il tuo appartamento. Poco dopo l'impatto ci saranno enormi terremoti e molti edifici alti crolleranno. Quindi stare lontano dalle città potrebbe essere la tua migliore opzione se ne hai la possibilità. Ma non scappare in auto. Ci saranno enormi ingorghi stradali, tutti andranno nel panico. Andare a piedi o in bicicletta è la tua migliore opzione in questo scenario. Un ottimo mezzo di trasporto sarà l'aereo, quindi se hai sempre desiderato prendere la licenza di pilota, ora hai una buona scusa. Se hai tempo, porta con te snack, acqua e un paio di calzini in più. È bello vivere vicino all'oceano o al mare, ma in questo caso è il peggior posto in cui essere, perché enormi onde di tsunami colpiranno le coste dopo l'impatto. Se vivi lontano dalla zona, lo tsunami potrebbe impiegare 30 ore circa per arrivare. Avrai un po' di tempo per prepararti. Centinaia di milioni di rocce orbitano intorno al Sole nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Tuttavia, solo alcune di esse si avvicinano relativamente alla Terra.
La NASA classifica gli asteroidi che orbitano entro 48 milioni di chilometri dal nostro pianeta come oggetti vicini alla Terra. Si chiamano NEO, Near Earth Objects, e all'interno di questo gruppo ci sono oggetti particolarmente preoccupanti. Infatti sono così grandi e orbitano così vicino al nostro pianeta che potrebbero trasformarsi in una vera minaccia per il mondo in caso di una collisione diretta. Al momento, la NASA sta tenendo sotto osservazione un asteroide chiamato Bennu. È un oggetto spaziale piuttosto grande, di circa 490 metri di diametro, che potrebbe colpire il nostro pianeta tra 159 anni. Secondo gli esperti, l'asteroide, che è stato scoperto per la prima volta nel 1999, è abbastanza probabile che si sposti nell'orbita del nostro pianeta. Se ciò dovesse succedere, potrebbe collidere con la Terra il 24 settembre 2182. Si ritiene che l'asteroide Bennu sia più alto dell'Empire State Building. In caso di impatto con il nostro pianeta, la collisione rilascerà 1200 megatoni di energia. Questa è una quantità enorme di energia che nessun marchingegno terrestre potrebbe mai riprodurre. Gli scienziati della NASA ritengono che durante il passaggio ravvicinato nel XXI secolo ci sia una piccola possibilità che l'asteroide attraversi un buco di serratura gravitazionale. Questa è una regione dello spazio che potrebbe indirizzare il viaggiatore spaziale su una determinata traiettoria, potenzialmente risultando in una collisione dell'asteroide con la Terra. Bennu passa vicino al nostro pianeta ogni 6 anni. Ha avuto 3 incontri ravvicinati con la Terra, nel 1999, nel 2005 e nel 2011. Oggi gli scienziati stimano che la probabilità che l'asteroide colpisca il nostro pianeta entro il 2082 sia di 1 su 2700. Questo è più di 5 volte la probabilità che una persona sia colpita da un fulmine. Ma anche se attualmente le probabilità che Bennu collida con la Terra sono piuttosto basse, questo corpo celeste è ancora stato classificato come un asteroide potenzialmente pericoloso. Il motivo è che potrebbe avvicinarsi fino a 7,5 milioni di chilometri dalla Terra. Questa è la ragione per cui è anche classificato come un oggetto vicino alla Terra. Bennu è un asteroide ricco di carbonio che si è formato nei primi 10 milioni di anni della storia del Sistema Solare, circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Non sorprende quindi che questo corpo celeste custodisca indizi preziosi sull'origine e lo sviluppo dei pianeti rocciosi del nostro Sistema Solare, ossia Mercurio, Venere, Terra e Marte. Ancora meglio, potrebbe contenere molecole organiche simili a quelle essenziali per l'evoluzione della vita. Nel 2020, l'Osiris-Rex, un explorer della NASA, è riuscito a toccare brevemente la superficie dell'asteroide. Ha raccolto alcuni campioni e successivamente si è allontanato dalla roccia spaziale. Per la NASA è stata la prima missione di questo tipo. Wow, che emozione! Ma non sarà probabilmente una sorpresa sapere che Bennu non è l'unico asteroide di cui dovremmo preoccuparci. L'asteroide 99942 Apophis è un altro corpo celeste che faremo bene a tenere d'occhio. È un oggetto vicino alla Terra a largo circa 335 metri. È stato scoperto nel 2004 e all'inizio è stato identificato come uno degli asteroidi più pericolosi mai rilevati. Apophis ha guadagnato notorietà molto velocemente. Si riteneva che potesse rappresentare una seria minaccia per la Terra. Gli esperti prevedevano che si sarebbe avvicinato in modo preoccupante al nostro pianeta nel 2029. Per fortuna, dopo un esame più accurato di Apophis e della sua orbita, gli astronomi hanno concluso che non vi era alcun rischio di collisione dell'asteroide con il nostro pianeta per almeno un secolo. Il rischio di un impatto nel 2029 è stato completamente escluso, così come l'eventuale impatto che avrebbe potuto essere causato dall'avvicinamento dell'asteroide nel 2036. Curiosamente, fino a marzo 2021 esisteva ancora una piccola possibilità di collisione per il 2068, ma poi Apophis ha effettuato un passaggio ravvicinato alla Terra e gli astronomi hanno colto questa opportunità per utilizzare potenti radar per stimare con maggiore precisione l'orbita dell'asteroide attorno al Sole. Questo ha permesso loro di escludere qualsiasi rischio di impatto per almeno i prossimi 100 anni. Ora, il motivo per cui scoperte del genere ci preoccupano tanto è che anche un asteroide relativamente piccolo, delle dimensioni di una casa, può causare ingenti danni quando collide con il nostro pianeta. E se un asteroide è più grande di 1 chilometro di diametro, gli astronomi lo definiscono un distruttore di pianeti. L'energia d'impatto rilasciata da un tale asteroide dopo aver colpito la Terra potrebbe essere devastante.
Ecco perché è fondamentale sapere dove si trovano questi asteroidi e in che direzione si stanno muovendo. Il problema è che la nostra capacità di proteggere il pianeta dagli impatti degli asteroidi non è ancora eccellente. Se una tale catastrofe stesse per verificarsi, avremmo bisogno di molto tempo per prepararci, perché una collisione di asteroidi non è uno scherzo. Probabilmente il sito di impatto degli asteroidi più noto è il cratere di Chicxulub. È la prova della terrificante collisione che ha portato all'estinzione dei dinosauri. Stranamente, questo cratere non è molto visibile, ma altri lo sono. Ad esempio, il cratere Barringer in Arizona, noto anche come Meteor Crater. Il suo aspetto è piuttosto agghiacciante quando si pensa alla collisione che ne ha causato la formazione. In ogni caso, sappiamo ora che gli asteroidi colpiscono non solo la Terra, ma anche la Luna, Mercurio e Marte. Nessun pianeta roccioso del Sistema Solare è al sicuro dagli impatti degli asteroidi. Ecco perché esiste un'intera sezione scientifica il cui obiettivo è trovare e catalogare la popolazione di asteroidi del Sistema Solare. Potrebbe sembrare un po' spaventoso, ma ci sono circa 25.000 asteroidi con un diametro maggiore di 140 metri vicino all'orbita del nostro pianeta. Un tale corpo celeste è abbastanza grande da cancellare un'intera città dalla faccia della Terra. Finora, meno del 50% di questi asteroidi è stato individuato e monitorato. Si stima inoltre che ci siano circa 230.000 oggetti di dimensioni uguali o superiori a 49 metri. Questi sono in grado di distruggere un'area urbana concentrata. Tuttavia, meno dell'8% di questi è stato individuato. Ci sono anche decine di milioni di piccoli oggetti vicini alla Terra. Sono più grandi di 10 metri di diametro e potrebbero causare danni superficiali. Meno dell'1% di questi piccoli corpi spaziali è stato scoperto finora. Il fatto è che la ricerca di asteroidi nel Sistema Solare interno è estremamente complessa. Ogni notte ci sono solo due finestre di 10 minuti durante le quali gli astronomi possono osservare la regione. Tutto ciò a causa della luminosità del Sole che crea un'intensa luce di fondo. Inoltre l'atmosfera del nostro pianeta distorce e offusca le osservazioni. Individuare asteroidi in tali condizioni è oltre la capacità della maggior parte dei telescopi. È necessario uno strumento veramente unico per svolgere questo compito, e lo strumento prediletto è la Dark Energy Camera dell'Osservatorio Interamericano di Cerro Tololo in Cile. Questo dispositivo non è stato progettato per la caccia agli asteroidi. I ricercatori lo hanno costruito per cercare un altro bersaglio elusivo, l'energia oscura, la forza misteriosa che guida l'espansione dell'universo. Il DEC è progettato per osservare centinaia di milioni di galassie. Ecco perché è sia ampio che profondo. In questo modo può sia scrutare in profondità nell'universo, sia catturare un ampio campo visivo, il che aiuta a registrare i movimenti delle galassie e le condizioni nei primi tempi dell'universo. Ma ciò significa anche che il DEC è perfettamente adatto a individuare asteroidi vicino al Sole. Gli asteroidi interni sono rari e sono necessarie immagini profonde, poiché tali asteroidi sono sbiaditi, per così dire. Gli scienziati devono essere in grado di contrastare sia il luminoso cielo crepuscolare vicino alla nostra stella, sia l'effetto distortivo dell'atmosfera terrestre, e il DEC può aiutarli a raggiungere il loro obiettivo. La Dark Energy Camera è stata costruita per realizzare il Dark Energy Survey, che si è concluso nel 2019. Ora gli astronomi possono indirizzare la potenza della fotocamera verso altri compiti. Affermano che il sondaggio DEC è una delle ricerche più sensibili mai eseguite per gli oggetti vicino all'orbita di Venere e all'interno dell'orbita del nostro pianeta. Ci offre un'ottima opportunità per scoprire quali tipi di oggetti si nascondono nel Sistema Solare interno. Evitare gli asteroidi che volano in giro è come giocare a una feroce partita di dodgeball. Non sai mai quando qualcuno potrebbe colpirti. Possiamo solo osservarli e sperare per il meglio. Per capire il rischio, gli scienziati di diverse organizzazioni devono studiare le posizioni e le traiettorie degli asteroidi che si avvicinano al nostro pianeta, in particolare quelli che hanno una larghezza minima di un chilometro. La buona notizia è che nessuno di questi asteroidi ci colpirà, almeno per i prossimi 1000 anni. Per darci un'idea della loro potenza, gli scienziati hanno fatto un esperimento, simulando l'impatto di un asteroide gigantesco.
L'energia rilasciata dalla collisione sarebbe di ben 100.000 megatoni. È come far esplodere 15.000 tonnellate di dinamite. Se un asteroide così grande ci colpisse, la Terra si raffredderebbe notevolmente a causa di tutti i detriti che entrerebbero nell'atmosfera, bloccando la luce del Sole. Le piante non potrebbero attingervi e saremmo tutti nei guai, sia umani che animali. Fortunatamente, gli impatti di asteroidi così potenti sono piuttosto rari. Più un asteroide è grande, più tempo impiega a scontrarsi con la Terra. Ad esempio, si stima che gli asteroidi con un diametro di almeno un chilometro colpiscano il nostro pianeta circa una volta ogni 700.000 anni. E se parliamo di quelli ancora più grandi, larghi 5 chilometri, si prevede che si schiantino solo una volta ogni 30 milioni di anni. Ma non rilassarti ancora troppo. Gli astronomi si concentrano sugli asteroidi grandi perché sono quelli che possono in qualche modo distruggere il nostro pianeta se ci colpiscono. Sì, come con i dinosauri. Anche se non ci distruggessero completamente, però, il danno sarebbe comunque enorme. Quindi ci sono ancora asteroidi che vagano in giro e che dobbiamo tenere d'occhio. Gli scienziati hanno un modello di monitoraggio che si concentra sulle parti del percorso di un asteroide vicine al nostro pianeta, per vedere se la roccia spaziale rappresenta un rischio per noi. Sembra che ci sia un asteroide di un chilometro di diametro che potrebbe rappresentare un pericolo. Dovrebbe avvicinarsi al nostro pianeta nei prossimi 1.000 anni. E quando parlo di pericolo, significa che c'è una probabilità dello 0,0151% che si avvicini a una distanza Terra-Luna. Ci è già passato vicino nel 2022, ma siamo stati fortunati perché era abbastanza lontano. Direi che possiamo rilassarci per quanto riguarda gli asteroidi. Per ora. Un asteroide che si abbatte sulla Terra sarebbe una novità per l'umanità, ma non per il pianeta. Come ho detto, non ce ne sono stati molti di grandi dimensioni, ma hanno comunque avuto conseguenze enormi. Il primo che viene in mente alla maggior parte delle persone è, naturalmente, l'asteroide che provocò l'estinzione dei dinosauri, grande quanto una montagna, che colpì il nostro pianeta circa 66 milioni di anni fa, vicino alla penisola messicana dello Yucatan. Tempeste di fuoco e tsunami si scatenarono ovunque. Tantissima polvere coprì il sole e la roccia vaporizzata rilasciò zolfo, causando piogge acide e la conseguente acidificazione degli oceani. Circa 2 miliardi di anni fa, però, un asteroide ancora più grande si schiantò sul nostro pianeta, lasciando un enorme cratere in Sudafrica, che oggi conosciamo come cratere Redford. A quanto pare, questo asteroide potrebbe essere stato ancora più grande di quanto si pensasse, due volte più largo della roccia spaziale che ha cancellato i dinosauri. Il cratere Redford è il più grande cratere visibile sulla Terra, con un diametro di circa 159 chilometri. Quando si è formato però era ancora più grande, forse dai 250 ai 280 chilometri di diametro. È difficile capire le sue dimensioni reali perché il cratere si è eroso negli ultimi 2 miliardi di anni. È come eliminare degli strati dal bordo di una ciotola. Il diametro si riduce a ogni taglio. Quando l'asteroide che ha spazzato via i dinosauri colpì la Terra, circa 66 milioni di anni fa, causò una distruzione enorme. Incendi, piogge acide, tsunami e una tale quantità di ceneri e polveri da cambiare il clima della Terra. Tutto questo fece estinguere circa il 75% della vita sul pianeta. L'asteroide che ha creato il cratere di Redford non solo era più grande, ma viaggiava anche a una velocità maggiore, il che significa che le conseguenze sarebbero state peggiori. Ma è successo molto tempo fa e gli esseri viventi erano diversi. Forse si trattava di batteri che nemmeno si accorsero di quanto stava succedendo. La Terra non è l'unico pianeta soggetto a queste incursioni. Nel nostro sistema solare si sono verificati molti impatti. Per esempio su Mercurio, nel suo enorme cratere chiamato Bacino Caloris. Misura circa 1529 km di diametro, più dello stato del Texas. Intorno al cratere c'è un anello di montagne imponenti che lo rende ancora più impressionante. Nelle immagini del Bacino Caloris si possono notare diversi colori, i quali ci dicono molto sulla sua geologia. Le parti arancioni rappresentano la lava che un tempo inondava il bacino. Queste colate hanno coperto la superficie originale, dandole questa particolare tonalità arancione. Dopo che la lava ha inondato il bacino, si sono formati crateri più piccoli sopra la superficie lavica. Questi crateri hanno scavato nel terreno e portato alla luce il materiale nascosto sotto la lava. Alcuni di questi materiali sono blu. Questo materiale blu potrebbe essere un indizio sull'aspetto del fondo originale del bacino prima che la lava lo ricoprisse. Venere, il pianeta più caldo del Sistema Solare, ha un'atmosfera spessa, ottimo sistema di difesa contro le rocce spaziali. È così densa che brucia la maggior parte delle meteore prima ancora che raggiungano la superficie. Di conseguenza, su Venere non si vedono molti crateri come su altri pianeti rocciosi del Sistema Solare. Ma Venere ha ancora cicatrici che possono raccontarci di gravi impatti avvenuti sul pianeta.
Una delle cicatrici più grandi è il cratere Meade. È enorme, con un diametro di circa 273 km. Il fondo di questo cratere è relativamente piatto e più chiaro di quello circostante. È possibile che sia stato riempito da una miscela di roccia fusa dopo l'impatto e forse anche da lava proveniente dall'attività vulcanica su Venere. Vuoi avere un'idea di come potrebbe apparire la Terra senza il suo strato protettivo, l'atmosfera? Basta dare un'occhiata alla Luna. La sua superficie è disseminata di crateri da impatto. Tycho, per esempio, è uno dei crateri che si possono facilmente notare. Con la Luna piena lo si può individuare come un cerchio distinto con raggi luminosi che si irradiano verso l'esterno, leggermente decentrato sul lato in basso a sinistra della Luna. Questo cratere di 85 km ha un bel picco al centro, sormontato da un masso. Le dimensioni di questo masso sono impressionanti. Riempirebbe circa la metà di un tipico isolato urbano qui sulla Terra. Quando si parla di crateri, non si può non citare Marte. Il pianeta rosso ha un'atmosfera molto più sottile della Terra. Quando i veicoli spaziali gli si avvicinano, fanno affidamento sull'atmosfera del pianeta per rallentare. In effetti l'atmosfera li aiuta a rallentare durante l'atterraggio, ma non è abbastanza spessa da proteggere completamente Marte dalle rocce spaziali che vi arrivano in continuazione. Da luglio a settembre 2018 è comparsa una macchia scura sul polo meridionale di Marte, divisa in due parti. Secondo una teoria, la macchia più grande e più chiara può essere il risultato di un'onda d'urto che ha scosso la superficie ghiacciata. L'impatto ha generato dei venti che si sono propagati scrostando il ghiaccio. La macchia interna, più scura, si è creata dopo che l'oggetto impattante è riuscito a penetrare il sottile strato di ghiaccio. Colpendo la superficie, ha fatto volare sabbia e detriti in tutte le direzioni. Se un asteroide come Apophis colpisse la Terra, verremmo distrutti. Si verificherebbero massicci terremoti e gli tsunami inonderebbero tutto. Apophis è un corpo celeste vecchio miliardi di anni, che gira nel Sistema Solare dalla sua nascita. Ma quanto è probabile che questa gigantesca pietra spaziale collida con il nostro pianeta nel 2029? Beh, scopriamolo. Apophis è un grande e pericoloso asteroide scoperto nel 2004 dall'Osservatorio Nazionale di Kitt Peak in Arizona. Da allora si è guadagnato orgogliosamente il titolo di uno degli asteroidi più pericolosi mai localizzati. Misura all'incirca 335 metri di larghezza, un po' di più dell'Empire State Building e della Torre Eiffel. È a causa della sua pericolosità che è stato chiamato Apophis, come la creatura immortale egiziana che si credeva portasse eterna oscurità e distruzione sulla Terra. Nel 2021 i ricercatori hanno avuto l'opportunità unica di studiare questa roccia fluttuante quando è passata vicino al nostro pianeta. Alcuni scienziati dicono che c'è una possibilità del 2,7% che Apophis colpisca la Terra venerdì 13 aprile 2029. La colpa sarebbe dell'effetto Yarkovsky, che spinge leggermente questa roccia spaziale verso la Terra. Quest'effetto origina dalla non uniforme emissione di fotoni termici da parte di un oggetto celeste in rotazione, che determina poi una forza esercitata su di esso nello spazio. Questi fotoni emessi possiedono momento e giocano un ruolo fondamentale nella definizione della dinamica del corpo. L'asteroide in questione ha due lati, scuro e luminoso, come la Luna. Il lato luminoso è rivolto verso il Sole ed è più caldo del lato oscuro. Ma il nostro oggetto spaziale ruota, quindi i lati cambiano costantemente direzione e temperatura. Questo cambiamento potrebbe essere dannoso per noi, perché spinge leggermente Apophis verso la Terra. Sfortunatamente nessuno sa come l'effetto Yarkovsky influenzerà il percorso dell'asteroide. D'altra parte, durante l'ultimo passaggio dell'asteroide vicino alla Terra nel 2021, gli astronomi hanno utilizzato un radar per prendere misurazioni accurate della sua traiettoria e hanno concluso che Apophis mancherà la Terra nel 2029 di circa 32.000 km e che poi non ci disturberà per almeno 100 anni. In generale, ogni 80.000 anni il nostro pianeta viene colpito da una stella cadente di dimensioni simili a quelle di Apophis. L'ultima volta che siamo stati colpiti da un meteorite leggermente più piccolo è stata nel 2013. Un nuovo velivolo sviluppato dalla NASA, chiamato OSIRIS-REx, è stato lanciato nel 2016 per raccogliere campioni da un altro corpo celeste, leggermente meno terrificante, chiamato Bennu. 4 anni dopo è finalmente arrivato a destinazione. Ha raccolto alcuni campioni, salutato Bennu e iniziato il viaggio di ritorno verso la Terra. I campioni sono stati conservati in modo sicuro in una capsula lanciata nello Utah. Finora è il campione più significativo mai prelevato da un asteroide. Dopo la consegna, la navicella spaziale non ha perso tempo e ha iniziato a inseguire Apophis. Attualmente, OSIRIS-REx è stata rinominata OSIRIS-APEX ed è alla costante caccia di Apophis. Con un po' di fortuna, il 2 aprile 2029, quando l'asteroide sfreccerà vicino alla Terra, la navicella raggiungerà Apophis e atterrerà su di esso. Vi rimarrà per 18 mesi raccogliendo preziose informazioni e scattando migliaia di foto.
L'asteroide sarà monitorato con l'aiuto di potenti telescopi. A un certo punto, però, Apophis si avvicinerà troppo al Sole e il lavoro di monitoraggio sarà esclusiva responsabilità di Osiris Apex. Se vivi in Europa, Asia occidentale o Africa, sei uno di quei fortunati che avranno l'opportunità di vedere Apophis a occhio nudo. Sarà visibile nel cielo di queste zone nel 2029 e coloro che hanno telescopi saranno in grado di individuarlo di nuovo nel 2036. Osiris Apex intanto avrà sicuramente dei problemi, perché l'asteroide ha una crosta spessa e la navicella non sarà in grado di raccogliere dati tanto facilmente come su Bennu. Osiris Apex ha un propulsore unico che soffierà via tutta la polvere da Apophis durante l'atterraggio. Sarà l'occasione perfetta per analizzare la superficie dell'asteroide e vedere di cosa è fatto. Il macchinario mapperà l'asteroide per un anno e mezzo cercando di rilevare cambiamenti nella sua forma. Tutta questa ricerca ci dovrebbe mostrare come il corpo celeste si muoverà, così da poter progettare meglio i piani per proteggere la Terra da tali oggetti. Nel 2025 la NASA lancerà anche la missione Apophis Pathfinder, prima navicella spaziale mai atterrata su questo asteroide. Atterrerà approssimativamente un anno dopo il lancio. Inoltre la NASA ha proposto di inviare uno sciame di piccole navicelle nello spazio per aiutare l'umanità a sviluppare tattiche di protezione efficaci contro gli impatti di asteroidi. Sappiamo che Apophis ha avuto origine nella cintura di asteroidi tra Marte e Giove. Negli ultimi milioni di anni questo corpo celeste ha cambiato percorso a causa dell'importante influenza della gravità di Giove. Sembra che quest'ultima favorisca di più il Sole, il che significa che l'asteroide si avvicina di più al nostro pianeta. Ecco perché è classificato come corpo celeste vicino alla Terra. Sono stati condotti molti test e ricerche per trovare un modo di gestire gli asteroidi. Alcune soluzioni includono il trapanare e detonare il corpo spaziale dall'interno o testare nuove tecnologie. Ad esempio attaccarvi dei razzi e cercare di deviarlo dalla Terra. Potremmo anche colpirlo con qualcosa che si muove ad alta velocità per cambiarne il corso. Apophis è un asteroide di tipo S, composto da roccia e metalli come il ferro e il nickel, e con la forma di una nocciolina. Ci può dire molto sul passato e forse anche sul futuro. Campionando questo oggetto spaziale potremmo scoprire come è iniziata la vita sulla Terra e come sono apparse le piante. Ci sono molte teorie che suggeriscono che l'acqua è arrivata sul nostro pianeta tramite un asteroide o una cometa, e gli asteroidi sono come preziose capsule del tempo. A differenza delle rocce sulla Terra che hanno subito migliaia di cambiamenti come l'erosione, la maggior parte dei corpi celesti è ancora intatta e più facile da studiare. Quando i meteoriti cadono sulla Terra, si coprono di detriti che è impossibile pulire. Ecco perché è importante studiare Apophis mentre è ancora nello spazio. Inoltre, alcuni asteroidi sono composti da metalli preziosi come il platino. Attualmente abbiamo una grande domanda di metalli che usiamo nella produzione e l'estrazione sulla Terra è complicata. Un solo grande meteorite potrebbe contenere ferro, nichel, oro e platino che potrebbero durare milioni di anni. Se Apophis contiene questa quantità di metalli, sarebbe utile smontarlo e riportarlo sulla Terra. Un solo meteorite potrebbe valere milioni di miliardi di dollari, rendendo l'estrazione spaziale altamente redditizia. Eppure ci costerebbe di più riportarlo sulla Terra che non scavare questi materiali qui. Man mano che la tecnologia progredisce e vengono sviluppati nuovi tipi di razzi, però, ciò potrebbe diventare possibile. Anche se siamo al sicuro per i prossimi 100 anni, probabilmente vorrai ancora vedere cosa succederebbe se un oggetto come Apophis ci colpisse. Beh, prima lascia che ti dica che sentirai il suono della collisione e saprai cos'è successo anche se sei a chilometri di distanza. Dovresti lasciare subito la tua casa o il tuo appartamento. Poco dopo l'impatto ci saranno enormi terremoti e molti edifici alti crolleranno. Quindi stare lontano dalle città potrebbe essere la tua migliore opzione se ne hai la possibilità. Ma non scappare in auto. Ci saranno enormi ingorghi stradali, tutti andranno nel panico. Andare a piedi o in bicicletta è la tua migliore opzione in questo scenario. Un ottimo mezzo di trasporto sarà l'aereo, quindi se hai sempre desiderato prendere la licenza di pilota, ora hai una buona scusa. Se hai tempo, porta con te snack, acqua e un paio di calzini in più. È bello vivere vicino all'oceano o al mare, ma in questo caso è il peggior posto in cui essere, perché enormi onde di tsunami colpiranno le coste dopo l'impatto. Se vivi lontano dalla zona, lo tsunami potrebbe impiegare 30 ore circa per arrivare. Avrai un po' di tempo per prepararti. Nel 2017, un oggetto strano è stato avvistato nel nostro sistema solare. Aveva la forma di un lungo tubo, simile a una frittella. Nessun asteroide o cometa conosciuto gli somigliava. Anche il suo esterno era peculiare. Era almeno 10 volte più riflettente della media dei corpi che volano nello spazio, e alcuni sostenevano avesse una superficie simile a un metallo lucidato.
Quando ha superato il Sole e ha lasciato la nostra portata, ha accelerato più velocemente di quanto la nostra gravità potesse giustificare. A prima vista sembrava che avesse un razzo attaccato al dorso. Questo insolito visitatore ha addirittura ricevuto un nome speciale, Oumuamua. Deriva dall'hawaiano e si traduce in esploratore o visitatore da una terra lontana. E a causa delle sue caratteristiche, gli scienziati hanno presto iniziato a chiedersi se questa fosse una visita da altri mondi. Prima di immergersi completamente nelle supposizioni fantascientifiche, gli astronomi hanno raccolto le informazioni di cui erano sicuri, iniziando dal fatto che Oumuamua doveva essere venuto da un altro sistema solare. Probabilmente c'era stato qualche evento nel suo sistema di origine che aveva portato alla sua espulsione. Quello che non sapevano era se si trattava di una cometa o di un asteroide. Entrambi sono oggetti celesti che orbitano attorno a un sole, ma hanno composizioni e comportamenti distinti. Le comete sono composte principalmente da ghiaccio, polvere e materiale roccioso e sono spesso definite come palle di neve sporche. Quando una cometa si avvicina al sole, il calore fa evaporare il ghiaccio, rilasciando gas e particelle di polvere nello spazio. Questo crea una luminosa coda brillante che può estendersi per milioni di chilometri. In genere, le comete hanno orbite ellittiche, che spesso le portano dalle distanti estremità del sistema solare al Sole. Gli asteroidi, invece, sono per lo più composti da roccia e metallo. Nel nostro sistema solare sono residui della formazione iniziale del sistema e si trovano tipicamente nella fascia di asteroidi tra Marte e Giove. A differenza delle comete, non sviluppano code quando si avvicinano al Sole, in quanto non hanno ghiaccio. Le loro orbite seguono generalmente percorsi più circolari rispetto a quelle delle comete. Per quanto ne sappiamo, Oumuamua dovrebbe essere una cometa, perché sembra provenire da una posizione diversa nell'universo. Tuttavia, non mostra i tipici segni di una cometa. Non ha una coda e non emette gas mentre passa. Sembra più un asteroide, quindi. Un'altra grande domanda riguarda come gli scienziati siano riusciti a individuare Oumuamua. Considerando l'immensità dello spazio e del tempo nella galassia, è una cosa notevole. Le stelle hanno durate di vita che spaziano da milioni a miliardi di anni, e la formazione di un sistema solare impiega centinaia di milioni di anni. Persino gli oggetti più veloci impiegano decine di migliaia di anni per viaggiare da una stella all'altra. Al contrario, gli umani hanno iniziato ad osservare il cielo con i telescopi solo circa 400 anni fa, una frazione infinitesimale del tempo cosmico. Ed è solo negli ultimi decenni, persino anni, che abbiamo acquisito la tecnologia per rilevare e tracciare oggetti veloci e debolmente luminosi. O rocce come queste sono abbondanti, o siamo stati incredibilmente fortunati con le nostre rilevazioni. Un'altra domanda riguardava la provenienza di tali oggetti. È altamente improbabile che Oumuamua provenga da un sistema solare maturo e stabile. Questo perché tali sistemi non espellono abbastanza materiale da riempire la galassia. Occasionalmente potrebbe essere lanciato un sassolino a caso, ma raramente può viaggiare così lontano. I sistemi giovani, tuttavia, si comportano in modo diverso. In questi ambienti caotici, collisioni, fusioni e migrazioni avvengono ovunque. Numerosi sassolini vagano in giro, candidati perfetti per l'espulsione. Il sistema solare che ha espulso Oumuamua deve aver avuto un pianeta simile a Giove. La sua enormità e la sua gravità potrebbero influenzare altri oggetti nel sistema, causando possibili espulsioni. Ma non tutti i sistemi solari sviluppano pianeti delle sue dimensioni. Spesso i pianeti massicci finiscono vicino alle loro stelle, diventando versioni più calde di Giove. Questi pianeti, che orbitano strettamente intorno a un Sole, sono meno propensi a espellere detriti. Anche i pianeti simili a Nettuno potrebbero influire. Nonostante non siano massicci come Giove, tendono a definire le regioni esterne dei sistemi solari la loro casa. Il nostro sistema solare ha la fascia di Kuiper, un serbatoio di comete nelle sue zone più lontane. Durante le prime fasi di un sistema solare, le interazioni tra pianeti come Nettuno e detriti sono comuni. Tuttavia, trovare pianeti simili in altri sistemi è difficile.
I nostri metodi per rilevare gli esopianeti funzionano meglio per oggetti massicci vicini alle stelle, rendendo difficile individuare i corrispettivi di Nettuno più lontano. Oumuamua è stato anche collegato a una teoria particolare su come la vita è arrivata nell'universo, la panspermia. È un'ipotesi che suggerisce che la vita esista in tutto l'universo e possa essersi distribuita tra i pianeti attraverso vari mezzi, come asteroidi, comete e addirittura astronavi. Afferma che la vita si sia originata in una località dell'universo e poi si sia diffusa su altri corpi celesti. Gli amanti della teoria della panspermia hanno suggerito che tali oggetti interstellari potrebbero sostanzialmente trasportare microorganismi, mattoni fondamentali della vita, sui sistemi stellari. Se tali oggetti dovessero impattare un pianeta o una luna, potrebbero trasferire questi materiali e impiantare sul corpo celeste la vita. Per ora non ci sono prove che sostengano l'idea che questa cometa in particolare abbia trasportato la vita tra i sistemi stellari. Dopo anni di ricerca, il consenso generale è che Oumuamua sia effettivamente una cometa. La ragione per cui si muove in modo strano è che potrebbe avere idrogeno congelato sulla superficie, il quale reagisce quando toccato dalla luce solare. Più si avvicina al nostro Sole, più diventa veloce, rilasciando idrogeno e cambiando anche il suo percorso attraverso il sistema solare. Anche il suo colore supporta questa teoria. È rosso, il che potrebbe significare che è stato colpito da raggi cosmici per molto tempo. Più a lungo viene toccato da quei raggi, più idrogeno si accumula nel processo. Ma poiché non possono esserne completamente certi, gli astronomi hanno un piano per seguire questo visitatore. Un'idea è inviare una missione per controllarlo. È già lontano da noi, ma potrebbe non essere troppo tardi. Potremmo inviare una sonda abbastanza veloce da raggiungerlo. Il piano è stato chiamato Progetto Lyra e mira a utilizzare l'orbita della Terra e quella di Giove per spingere una sonda abbastanza lontano da raggiungere Oumuamua. Se funziona, sarà il dispositivo spaziale più veloce mai mandato nell'universo. Una potenziale traiettoria della sonda spaziale prevede l'utilizzo dell'attrazione gravitazionale del nostro pianeta e di Giove come un effetto lasso, non Ted Lasso. La sonda lascerà il nostro pianeta e rientrerà nell'orbita terrestre prima di essere inviata verso Giove. Sarà rimandata vicino al nostro pianeta una seconda volta e poi espulsa con abbastanza forza da raggiungere la cometa. Il progetto Lyra mira anche a seguire un secondo visitatore lontano chiamato Borisov. È stato scoperto da un astronomo dilettante e ora porta il suo nome. Ciò che è interessante è che, è immacolato. Come però Oumuamua, non abbiamo mai visto nulla di simile a Borisov prima d'ora. Gli studi sulla luce proveniente dalla sua nube di polvere e gas mostrano che è molto pulito rispetto ad altri oggetti spaziali. Dopo che è stato notato per la prima volta nell'agosto 2019, gli astronomi hanno studiato il suo percorso attraverso il nostro sistema solare e hanno concluso che proviene da una stella. Ma Borisov ci ha dato più tempo per studiarlo perché lo abbiamo individuato prima. I ricercatori hanno utilizzato telescopi avanzati per osservare la polvere che si distacca da Borisov. Hanno scoperto che emette oltre 181 kg di polvere al secondo. Hanno anche osservato che Borisov ha più monossido di carbonio di quanto non ne abbiano le comete del nostro sistema solare. Tuttavia, la quantità non è la stessa in ogni parte della cometa. Questo ci dice che l'oggetto spaziale probabilmente ha iniziato a formarsi vicino alla sua stella madre prima di allontanarsi, forse a causa dei pianeti più grandi nel suo sistema. La luce proveniente da Borisov è molto più polarizzata rispetto alla luce proveniente da altre comete osservate e la sua nube è estremamente liscia. Questo ci indica che Borisov non ha mai interagito con un'altra stella. Centinaia di milioni di rocce orbitano intorno al Sole nella fascia degli asteroidi tra Marte e Giove. Tuttavia, solo alcune di esse si avvicinano relativamente alla Terra. La NASA classifica gli asteroidi che orbitano entro 48 milioni di chilometri dal nostro pianeta come oggetti vicini alla Terra. Si chiamano NEO, Near Earth Objects, e all'interno di questo gruppo ci sono oggetti particolarmente preoccupanti. Infatti sono così grandi e orbitano così vicino al nostro pianeta che potrebbero trasformarsi in una vera minaccia per il mondo in caso di una collisione diretta.
Al momento, la NASA sta tenendo sotto osservazione un asteroide chiamato Bennu. È un oggetto spaziale piuttosto grande, di circa 490 metri di diametro, che potrebbe colpire il nostro pianeta tra 159 anni. Secondo gli esperti, l'asteroide, che è stato scoperto per la prima volta nel 1999, è abbastanza probabile che si sposti nell'orbita del nostro pianeta. Se ciò dovesse succedere, potrebbe collidere con la Terra il 24 settembre 2182. Si ritiene che l'asteroide Bennu sia più alto dell'Empire State Building. In caso di impatto con il nostro pianeta, la collisione rilascerà 1200 megatoni di energia. Questa è una quantità enorme di energia che nessun marchingegno terrestre potrebbe mai riprodurre. Gli scienziati della NASA ritengono che durante il passaggio ravvicinato nel XXI secolo ci sia una piccola possibilità che l'asteroide attraversi un buco di serratura gravitazionale. Questa è una regione dello spazio che potrebbe indirizzare il viaggiatore spaziale su una determinata traiettoria, potenzialmente risultando in una collisione dell'asteroide con la Terra. Bennu passa vicino al nostro pianeta ogni 6 anni. Ha avuto 3 incontri ravvicinati con la Terra, nel 1999, nel 2005 e nel 2011. Oggi gli scienziati stimano che la probabilità che l'asteroide colpisca il nostro pianeta entro il 2082 sia di 1 su 2700. Questo è più di 5 volte la probabilità che una persona sia colpita da un fulmine. Ma anche se attualmente le probabilità che Bennu collida con la Terra sono piuttosto basse, questo corpo celeste è ancora stato classificato come un asteroide potenzialmente pericoloso. Il motivo è che potrebbe avvicinarsi fino a 7,5 milioni di chilometri dalla Terra. Questa è la ragione per cui è anche classificato come un oggetto vicino alla Terra. Bennu è un asteroide ricco di carbonio che si è formato nei primi 10 milioni di anni della storia del Sistema Solare, circa 4 miliardi e mezzo di anni fa. Non sorprende quindi che questo corpo celeste custodisca indizi preziosi sull'origine e lo sviluppo dei pianeti rocciosi del nostro Sistema Solare, ossia Mercurio, Venere, Terra e Marte. Ancora meglio, potrebbe contenere molecole organiche simili a quelle essenziali per l'evoluzione della vita. Nel 2020, l'Osiris-Rex, un explorer della NASA, è riuscito a toccare brevemente la superficie dell'asteroide. Ha raccolto alcuni campioni e successivamente si è allontanato dalla roccia spaziale. Per la NASA è stata la prima missione di questo tipo. Wow, che emozione! Ma non sarà probabilmente una sorpresa sapere che Bennu non è l'unico asteroide di cui dovremmo preoccuparci. L'asteroide 99942 Apophis è un altro corpo celeste che faremo bene a tenere d'occhio. È un oggetto vicino alla Terra a largo circa 335 metri. È stato scoperto nel 2004 e all'inizio è stato identificato come uno degli asteroidi più pericolosi mai rilevati. Apophis ha guadagnato notorietà molto velocemente. Si riteneva che potesse rappresentare una seria minaccia per la Terra. Gli esperti prevedevano che si sarebbe avvicinato in modo preoccupante al nostro pianeta nel 2029. Per fortuna, dopo un esame più accurato di Apophis e della sua orbita, gli astronomi hanno concluso che non vi era alcun rischio di collisione dell'asteroide con il nostro pianeta per almeno un secolo. Il rischio di un impatto nel 2029 è stato completamente escluso, così come l'eventuale impatto che avrebbe potuto essere causato dall'avvicinamento dell'asteroide nel 2036. Curiosamente, fino a marzo 2021 esisteva ancora una piccola possibilità di collisione per il 2068, ma poi Apophis ha effettuato un passaggio ravvicinato alla Terra e gli astronomi hanno colto questa opportunità per utilizzare potenti radar per stimare con maggiore precisione l'orbita dell'asteroide attorno al Sole. Questo ha permesso loro di escludere qualsiasi rischio di impatto per almeno i prossimi 100 anni. Ora, il motivo per cui scoperte del genere ci preoccupano tanto è che anche un asteroide relativamente piccolo, delle dimensioni di una casa, può causare ingenti danni quando collide con il nostro pianeta. E se un asteroide è più grande di 1 chilometro di diametro, gli astronomi lo definiscono un distruttore di pianeti. L'energia d'impatto rilasciata da un tale asteroide dopo aver colpito la Terra potrebbe essere devastante. Ecco perché è fondamentale sapere dove si trovano questi asteroidi e in che direzione si stanno muovendo. Il problema è che la nostra capacità di proteggere il pianeta dagli impatti degli asteroidi non è ancora eccellente. Se una tale catastrofe stesse per verificarsi, avremmo bisogno di molto tempo per prepararci, perché una collisione di asteroidi non è uno scherzo. Probabilmente il sito di impatto degli asteroidi più noto è il cratere di Chicxulub.
è la prova della terrificante collisione che ha portato all'estinzione dei dinosauri. Stranamente, questo cratere non è molto visibile, ma altri lo sono. Ad esempio, il cratere Barringer in Arizona, noto anche come Meteor Crater. Il suo aspetto è piuttosto agghiacciante quando si pensa alla collisione che ne ha causato la formazione. In ogni caso, sappiamo ora che gli asteroidi colpiscono non solo la Terra, ma anche la Luna, Mercurio e Marte. Nessun pianeta roccioso del Sistema Solare è al sicuro dagli impatti degli asteroidi. Ecco perché esiste un'intera sezione scientifica il cui obiettivo è trovare e catalogare la popolazione di asteroidi del Sistema Solare. Potrebbe sembrare un po' spaventoso, ma ci sono circa 25.000 asteroidi con un diametro maggiore di 140 metri vicino all'orbita del nostro pianeta. Un tale corpo celeste è abbastanza grande da cancellare un'intera città dalla faccia della Terra. Finora, meno del 50% di questi asteroidi è stato individuato e monitorato. Si stima inoltre che ci siano circa 230.000 oggetti di dimensioni uguali o superiori a 49 metri. Questi sono in grado di distruggere un'area urbana concentrata. Tuttavia, meno dell'8% di questi è stato individuato. Ci sono anche decine di milioni di piccoli oggetti vicini alla Terra. Sono più grandi di 10 metri di diametro e potrebbero causare danni superficiali. Meno dell'1% di questi piccoli corpi spaziali è stato scoperto finora. Il fatto è che la ricerca di asteroidi nel Sistema Solare interno è estremamente complessa. Ogni notte ci sono solo due finestre di 10 minuti durante le quali gli astronomi possono osservare la regione. Tutto ciò a causa della luminosità del Sole che crea un'intensa luce di fondo. Inoltre l'atmosfera del nostro pianeta distorce e offusca le osservazioni. Individuare asteroidi in tali condizioni è oltre la capacità della maggior parte dei telescopi. È necessario uno strumento veramente unico per svolgere questo compito, e lo strumento prediletto è la Dark Energy Camera dell'Osservatorio Interamericano di Cerro Tololo in Cile. Questo dispositivo non è stato progettato per la caccia agli asteroidi. I ricercatori lo hanno costruito per cercare un altro bersaglio elusivo, l'energia oscura, la forza misteriosa che guida l'espansione dell'universo. Il DEC è progettato per osservare centinaia di milioni di galassie. Ecco perché è sia ampio che profondo. In questo modo può sia scrutare in profondità nell'universo, sia catturare un ampio campo visivo, il che aiuta a registrare i movimenti delle galassie e le condizioni nei primi tempi dell'universo. Ma ciò significa anche che il DEC è perfettamente adatto a individuare asteroidi vicino al Sole. Gli asteroidi interni sono rari e sono necessari a immagini profonde, poiché tali asteroidi sono sbiaditi, per così dire. Gli scienziati devono essere in grado di contrastare sia il luminoso cielo crepuscolare vicino alla nostra stella, sia l'effetto distortivo dell'atmosfera terrestre, e il DEC può aiutarli a raggiungere il loro obiettivo. La Dark Energy Camera è stata costruita per realizzare il Dark Energy Survey, che si è concluso nel 2019. Ora gli astronomi possono indirizzare la potenza della fotocamera verso altri compiti. Affermano che il sondaggio DEC è una delle ricerche più sensibili mai eseguite per gli oggetti vicino all'orbita di Venere e all'interno dell'orbita del nostro pianeta. Ci offre un'ottima opportunità per scoprire quali tipi di oggetti si nascondono nel Sistema Solare interno. Teoricamente, gli umani potrebbero sopravvivere a un asteroide con il potenziale di distruggere interi pianeti. Tuttavia non sarebbe una passeggiata. Torniamo indietro nel tempo a 66 milioni di anni fa, nel tardo periodo Cretaceo. Alla Terra prima degli umani, quando i dinosauri prosperavano. Le piante e gli animali sono tanti e diversi. Potresti vedere un T-Rex che insegue un triceratopo, o l'imponente Alamosaurus, uno degli animali più grandi che abbiano mai vagato sul pianeta a dominare sul paesaggio. E attenzione all'anchilosauro, un vero e proprio carro armato vivente che agita la coda come una palla demolitrice contro qualsiasi minaccia. Mentre ti godi una tranquilla serata sotto le stelle, una nuova luminosa luce appare nel cielo dell'emisfero nord. Sembra semplicemente una nuova stella nel cielo, brilla come le altre, ma dopo qualche ora noterai che diventa più luminosa. Controlla di nuovo la notte seguente e bam, è la cosa più brillante nel cielo, eclissa pianeti e persino la luna. E infine, cosa orribile, supera in luminosità il sole. La stella è l'asteroide Chicxulub, che ha lasciato un enorme cratere, noto come cratere di Chicxulub nella penisola dello Yucatan, in Messico. L'asteroide entra nell'atmosfera terrestre a una velocità vertiginosa di 20 km al secondo. Attraversa i 97 km dell'atmosfera in circa 3 secondi. Cade così velocemente che nemmeno l'aria riesce a fuggire.
viene compressa e si riscalda fino a raggiungere migliaia di gradi in un attimo. Prima che tocchi il suolo, quest'aria surriscaldata ha già vaporizzato gran parte del mare che l'asteroide sta per colpire, vicino alla penisola dello Yucatan. Poi, in un lampo, si schianta sulla Terra, passando sopra l'America centrale con un forte boato che riecheggia ovunque. Ma non si limita a schiantarsi al suolo, fa sì che il terreno e le rocce diventino liquidi. Scava un buco così profondo e ampio che quasi raggiunge gli strati interni della Terra e solleva il suolo fino a oltre 32 km di altezza. In quel preciso istante d'impatto, l'asteroide trasforma la sua enorme velocità e massa in calore, in una frazione di secondo. Rilascia così tanta energia da far muovere le molecole sulla Terra più velocemente della superficie del Sole. Questa enorme energia crea una gigantesca sfera di plasma, un gas super caldo e carico che include frammenti di roccia vaporizzata. Il tutto espulso a velocità incredibili. L'onda d'urto dell'impatto e il calore trasformano istantaneamente in gas la Terra intorno al luogo dello schianto. Questo scatena terremoti in tutto il mondo. E non c'è da preoccuparsi solo delle rocce che volano in giro. Mentre precipitano dal cielo, queste sfregano contro l'aria, riscaldandosi tanto da scatenare incendi in tutto il mondo. Il calore che emettono potrebbe essere paragonato a un forno al massimo della temperatura. Questa pioggia di fuoco causa la combustione della maggior parte degli alberi. Ora l'intero mondo è in fiamme. Presto cambia tutto. In un attimo, i dinosauri vengono spazzati via, facendo spazio ai mammiferi. E non solo i dinosauri. Il 75% delle specie e delle grandi creature scompaiono, lasciando solo piccoli uccelli e creature. Quindi come potresti sopravvivere tu, umano, a qualcosa del genere? Alcuni animali ce l'hanno fatta in passato. Per sopravvivere dobbiamo imparare dalla loro resilienza. Gli unici uccelli che sopravvivono anche nelle condizioni più difficili sono quelli che nidificano al sicuro a terra. Tra i pochi animali più grandi che riescono a sfuggire all'estinzione, tutti hanno modi per affrontare il calore. Alcuni, come certi piccoli mammiferi, serpenti e lucertole, possono scavare tane sotterranee più fresche. Altri, come i coccodrilli e le tartarughe, si nascondono nell'acqua. Quindi, se ti trovi esattamente dall'altra parte del pianeta allo schianto e agisci molto velocemente, potresti farcela. Attualmente, l'impatto è a circa 16.000 km di distanza. Ma non sottovalutare la sua potenza. Non appena senti il forte boato, dirigiti sottoterra il più rapidamente possibile. E fai attenzione, perché sentirai la Terra tremare circa 30 minuti dopo. Nasconditi in una caverna profonda, possibilmente con un ingresso stretto. Questo ti proteggerà dai detriti cadenti e le temperature sotterranee saranno stabili. Inoltre, alcune caverne hanno fonti d'acqua naturali, fiumi o ruscelli. Potresti anche prepararti per una dieta non proprio eccellente a base di insetti, funghi o piccoli animali poco appetibili che cercano rifugio nelle grotte. Meglio di niente. Devi anche trovarti estremamente lontano da grandi masse d'acqua. Essere vicino all'oceano potrebbe sembrare una buona idea all'impatto di un enorme asteroide, perché il mare può attenuare i cambiamenti estremi di temperatura. Tuttavia, i terremoti scatenano terrificanti tsunami anche nei laghi o nei fiordi. Lo schianto dell'asteroide non scatena solo uno, ma molti tsunami alti come grattacieli. Entro un'ora, onde colossali tra i 183 e i 305 metri di altezza colpiscono la costa del Golfo, investendo il Messico e il sud degli Stati Uniti e allagando chilometri di entroterra. Queste onde sono così potenti che riescono persino a invertire il corso dei fiumi. Questi tsunami continuano lungo le coste, raggiungendo quella orientale degli Stati Uniti e sei ore dopo colpiscono Europa, Africa e Mediterraneo. 15 ore dopo l'impatto, non c'è una costa sulla Terra che non abbia sentito la furia di queste onde. Supponiamo che tu sia sopravvissuto allo schianto in qualche luogo profondamente sottoterra. I tuoi problemi sono appena iniziati. L'asteroide Chicxulub colpisce una regione ricca di zolfo. Ciò invia 100 miliardi di tonnellate di zolfo e una quantità enorme di acqua in cielo. Il vapore acqueo forma enormi nuvole temporalesche. Inizia a piovere pioggia acida. Nei luoghi più freddi, enormi tempeste seppelliscono la Terra sotto metri di neve ogni giorno. L'impatto vaporizza anche esagerate quantità di petrolio, sollevando in aria un volume pari a 150 stadi da calcio. Questo petrolio si trasforma in una densa fuligine nera nella stratosfera. Riveste la Terra come vernice. E, anche quando la pioggia acida si calma, il carbonio rimane sopra le nuvole. Questo strato fuliginoso blocca il 90% della luce solare, immergendo la Terra in un'oscurità fredda che dura almeno 3 anni. La temperatura media del mondo si abbassa di circa 50 gradi. Ora, quando finalmente lasci la tua profonda caverna, devi cercare luoghi in cui non gelerai. Gli unici luoghi preservati dal gelo sono isole tropicali come Madagascar, India, che all'epoca era un'isola, e Indonesia. Questi hanno piante e animali e continuano a ricevere acqua dolce, a differenza della maggior parte del mondo. Tutto il resto sembra un vasto deserto nucleare. Queste isole tropicali sono punti sicuri durante un'apocalisse di asteroidi, ma non pensarle come un paradiso.
ricevono ancora solo circa il 10% della loro solita quantità di luce solare e appena abbastanza pioggia per evitare di trasformarsi in deserti. In questo ambiente freddo e tetro, la maggior parte delle catene alimentari si disgrega. Se vuoi sopravvivere, dovrai portare con te molto cibo extra per almeno 6 anni. Alcune cose sono fortunate a sopravvivere. I fossili ci dicono che gli ecosistemi d'acqua dolce erano fiorenti, quindi stare vicino a un fiume o a un estuario potrebbe essere la tua migliore possibilità per trovare cibo. Potresti incontrare tartarughe, coccodrilli e pesci. Anche vongole, lumache e piccoli crostacei che vivono nei sedimenti riescono a resistere. E sebbene questi luoghi siano un po' più caldi rispetto agli altri, non sono una passeggiata. Dovrai portare con te vestiti caldi per avere possibilità di sopravvivenza. Se sommiamo tutto, il posto migliore per sopravvivere all'asteroide di Chicxulub sarebbe l'Indonesia. È un paese tropicale e montuoso, composto da diverse isole. Lì troverai temperature sopportabili, acqua piovana e una profonda caverna per ripararti. Questo potrebbe proteggerti dalle tectiti cadenti, dal calore intenso e persino aiutarti a trovare qualcosa da mangiare nei fiumi e nei laghi. Ma se mentre cerchi cibo ti imbatti in creature simili a topo ragni, caro viaggiatore nel tempo, lasciale stare. Non è chiaro quante siano sopravvissute all'impatto di Chicxulub e mangiarne una potrebbe avere effetti imprevedibili sul futuro dell'umanità. Insomma, non vorrai mangiare il tuo trisavolo, giusto? Vivere sul nostro bellissimo pianeta potrebbe sembrare sicuro, ma solo fino a quando non si comincia a pensare a tutti quei pericoli in agguato dietro l'angolo o nelle vaste tenebre del cosmo. Vediamo cosa potrebbe causare la fine del pianeta Terra. A ogni nuova possibile minaccia, le cose si fanno più terrificanti. Sei avvisato? Parliamo di un iperuragano. Questo disastro naturale può diventare estremamente intenso. Un iperuragano è un uragano senza eguali. Si verificherebbe se l'oceano si surriscaldasse a causa dei cambiamenti climatici, o potrebbe essere innescato da un'eruzione vulcanica massiccia. Queste condizioni creerebbero un uragano che, a differenza di quelli normali, si estenderebbe ben oltre la stratosfera inferiore. La velocità di tale tempesta raggiungerebbe gli 804 km all'ora. La pressione all'interno sarebbe così bassa da non permettergli di spegnersi velocemente come gli altri uragani. L'iperuragano potrebbe durare per settimane. Ma la cosa peggiore? Probabilmente danneggerebbe o distruggerebbe parte dello strato di ozono terrestre. E il buco potrebbe essere grande quanto l'intero Nord America. Poi ci sono tornado super distruttivi. Un tornado è una colonna d'aria che ruota violentemente. Solitamente si estende da un temporale ed è a contatto con il suolo. All'interno l'aria calda e umida sale verso l'alto, mentre l'aria fredda scende insieme a pioggia o grandine. Tali condizioni possono portare alla formazione di correnti d'aria vorticose nella nuvola. È interessante notare che queste correnti d'aria iniziano in orizzontale, ma a un certo punto possono diventare verticali e scendere dalla nuvola, trasformandosi in tornado. Alcuni sono stretti vortici, simili a corde, altri si formano in larghi imbuti. I tornado vengono classificati con l'aiuto della scala Fujita. Un tornado debole dura normalmente pochi minuti e non si muove più velocemente di 160 km all'ora. Il livello successivo è un tornado forte. Questi vortici possono durare circa 20 minuti e avere venti fino a 320 km all'ora. E poi ci sono i tornado violenti, che possono durare più di un'ora e muoversi a una velocità compresa tra 320 e 482 km all'ora. In media circa 1000 tornado si verificano negli Stati Uniti ogni anno. Esiste persino una regione denominata Tornado Alley, area che comprende 10 stati del Midwest. Tuttavia, i tornado possono verificarsi in qualsiasi stato. Uno dei disastri naturali più distruttivi è stato il tornado Tri-State negli Stati Uniti. È stato il tornado più duraturo al mondo. Ha percorso 354 km attraverso Missouri, Illinois e Indiana. Il percorso medio di un tornado è solitamente non più lungo di 8 km. Ma cosa succederebbe se un giorno un tornado molto più grande e potente di tutti quelli già vissuti attraversasse paesi e continenti? Lascerebbe dietro di sé distruzione e devastazione totali. E cosa dire di un temporale supercella? È il tipo meno comune, ma anche il più pericoloso. È probabile che provochi condizioni meteorologiche estreme, venti dannosi, grandine dai chicchi enormi e persino tornado violenti. Ciò che rende uniche le supercelle è una corrente ascensionale rotante, profonda e persistente, chiamata mesociclone. Le supercelle possono durare potenzialmente per ore e causare grandi devastazioni. Anche l'impatto di un asteroide potrebbe porre fine a tutte le forme di vita sulla Terra. Se fosse abbastanza grande, potrebbe causare una devastazione su vasta scala, come è accaduto con l'asteroide largo 13 km di 66 milioni di anni fa. Si dice che abbia distrutto tre quarti delle specie vegetali e animali del pianeta, inclusi i dinosauri. A seconda delle dimensioni dell'asteroide e della velocità del suo avvicinamento, l'impatto potrebbe provocare incendi massicci, tsunami e l'effetto inverno eterno.
Questo si verifica quando i detriti espulsi nell'atmosfera bloccano la luce solare, influendo sul clima globale. Per fortuna, probabilmente noteremmo un asteroide così grande avvicinarsi al pianeta grazie ai nostri strumenti molto prima della collisione, e avremo abbastanza tempo per eliminare la minaccia. Potrebbe essere proprio il nostro Sole a segnare la fine del nostro mondo. La nostra stella è una gigantesca sfera di gas fusi in continuo cambiamento. Ogni tanto emette esplosioni di energia, le eruzioni solari. Queste spesso sono accompagnate da iniezioni di massa coronale. Si tratta di enormi bolle di gas ionizzato che possono raggiungere velocità incredibili. Le eruzioni vulcaniche più potenti impallidiscono in confronto alle esplosioni solari, che rilasciano un'energia 10 milioni di volte superiore. In pochi minuti una singola esplosione solare può emettere miliardi di tonnellate di particelle cariche. Inoltre le esplosioni solari raggiungono temperature incredibilmente elevate, arrivando a milioni di gradi. Gli astronomi ritengono che tali esplosioni avvengano quando il campo magnetico del Sole si attorciglia in alcune regioni. In un determinato momento tutta l'energia accumulata viene liberata. La stella emette luce e particelle, principalmente elettroni e protoni. La maggior parte delle eruzioni solari dura pochi minuti, ma alcune possono continuare per ore. Gli scienziati classificano le eruzioni solari in base alla loro luminosità in raggi X. Probabilmente non noterai le eruzioni più piccole se non disponi di attrezzature speciali. Le eruzioni solari di media intensità possono causare brevi interruzioni delle comunicazioni radio ai poli, ma nulla di troppo grave. Sono le eruzioni di classe X, quelle di cui preoccuparsi. Provocano le tempeste solari più intense e di lunga durata. Se avessi la visione a raggi gamma, potresti vedere lampi immensamente luminosi. Accadono ogni giorno, eclissano tutto ciò che ti circonda e poi spariscono di nuovo. Quei lampi sono esplosioni di raggi gamma, e uno potrebbe distruggere l'atmosfera terrestre. Il lampo che potrebbe distruggere il nostro pianeta nascerebbe molto probabilmente in una galassia lontana durante la fusione di due stelle in collasso. Sarebbe immensamente potente e superluminoso. Ancora a 1000 anni luce di distanza dalla Terra, brillerebbe già tanto quanto il Sole. L'atmosfera del nostro pianeta cercherebbe di proteggerci, ma il suo scudo naturale non reggerebbe. La radiazione sarebbe così potente da cuocere letteralmente l'atmosfera. Creerebbe ossidi di azoto che distruggerebbero lo strato di ozono. Senza questo strato, i raggi ultravioletti provenienti dal Sole colpirebbero la superficie terrestre con piena intensità. Eliminerebbero persino il plancton negli oceani. Ma questo plancton produce dal 50 al 70% di tutto l'ossigeno del mondo. Quindi con la sua scomparsa ci sarebbe una grave carenza di ossigeno che porterebbe alla scomparsa della vita sul pianeta. Alla fine il calore e la luce ultravioletta provenienti dal Sole trasformerebbero il pianeta in un enorme pezzo di roccia. E se ci imbattessimo in un buco nero vagante? Potresti sapere che un buco nero è una regione dello spazio dove la gravità è così potente che nemmeno la luce può sfuggire. Fortunatamente il buco nero più vicino a noi si trova a 1500 anni luce di distanza. Tutto il resto è nulla rispetto ai buchi neri vaganti. Sapere della loro esistenza rende le cose decisamente più inquietanti. Se un buco nero simile entrasse nel sistema solare, la Terra sarebbe condannata. Non avremmo alcuna possibilità contro questo mostro spaziale. Nel 2020, 13 buchi neri vaganti sono stati avvistati non troppo lontano dal nostro pianeta. In termini spaziali significa circa 1 miliardo di anni luce di distanza. Quindi abbiamo ancora tempo. In più, la possibilità di una simile catastrofe è molto bassa. Un giorno un pianeta vagabondo potrebbe spingere la Terra fuori dalla zona abitabile e in un'orbita estremamente più lontana dal Sole. Allora il clima su tutto il pianeta inizierebbe a diventare sempre più freddo. Non dimenticare che più il nostro pianeta si allontana dal Sole, più debole diventa la forza gravitazionale della stella sul nostro pianeta. Alla fine la nostra bellissima Terra si allontanerebbe troppo dalla sua principale fonte di luce e calore. Si trasformerebbe in un pezzo di roccia senza vita, coperto da uno spesso strato di ghiaccio. O il Sole potrebbe espandersi e trasformarsi in una gigante rossa. Se ciò accadesse, cambierebbe completamente la zona abitabile del sistema solare. La catastrofe inizierebbe con la nostra stella che esaurisce l'idrogeno nel nucleo. Questo innescherebbe una serie di reazioni che alla fine porterebbero al riscaldamento e all'aumento di densità del nucleo del Sole. Di conseguenza, il Sole diventerebbe molto più grande. Durante questa trasformazione, inghiottirebbe Venere, Mercurio e la Terra. Ricevi le ultime istruzioni dal team e sali sulla tua navicella spaziale. È la prima astronave costruita sulla Terra in grado di muoversi a una velocità vicina a quella della luce. Il tuo compito è visitare i luoghi più insoliti e terrificanti nello spazio e inviare agli scienziati informazioni dettagliate sulle tue scoperte. E così inizia il viaggio. La tua navicella sta accelerando e sfrecci oltre la Luna. In lontananza vedi un piccolo pianeta rosso. È Marte. E guarda quel gigante spettacolare circondato da un insieme di anelli. È Saturno.
Vorresti avere più tempo per esplorare questo gigante di gas, ma devi sbrigarti. Passi accanto a stelle bellissime. Alcune di esse sono luminose, altre hanno una tonalità rossastra e alcune sembrano fioche. Ecco Sirio, la stella più brillante nel cielo notturno terrestre. È a circa 8,6 anni luce di distanza da noi, ma stai viaggiando velocemente e presto vedi la stella polare, che è molto più lontana, a 431 anni luce di distanza. A volte riesci a individuare dei piccoli puntini che orbitano attorno a queste stelle. Sono pianeti. E poi all'improvviso non vedi più nulla. All'inizio sei orripilato. È andato storto qualcosa e sei entrato accidentalmente in un buco nero? Il tuo equipaggiamento ha avuto un guasto? Perché sembra che a una distanza di 700 milioni di anni luce dalla Terra ci sia un buco. Un vuoto assoluto senza galassie, stelle, pianeti o asteroidi. Non riesci a vedere nulla. Il vuoto cosmico è una regione approssimativamente sferica di circa 330 milioni di anni luce di diametro. La nostra casa, la galassia della Via Lattea, potrebbe adattarsi lì dentro miliardi di volte. E poi ti rendi conto, quello che stai guardando è il misterioso vuoto del Boots. Si trova a circa 700 milioni di anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione di Boots, il Mandriano che guida l'aratro attorno al Polo Nord. Inizialmente era chiamato il Grande Vuoto, ma in seguito gli è stato dato il suo nome attuale. Ora sappiamo che le galassie sembrano una gigantesca ragnatela. La maggior parte di esse fanno parte di lunghe strutture chiamate filamenti. Questi si snodano attraverso il cosmo e, quando si incontrano, formano regioni con un'alta concentrazione di galassie. Queste regioni sono ciò che conosciamo come ammassi di galassie. Ma tra questi ammassi e filamenti ci sono enormi vuoti che contengono a malapena delle galassie. Questi vuoti costituiscono effettivamente quasi l'80% dell'universo osservabile, e la maggior parte di essi sono enormi, da 30 a 300 milioni di anni luce di larghezza. Il vuoto del Boots è uno dei più massicci. Ha addirittura guadagnato il titolo di supervuoto. Gli astronomi pensano che potrebbe essere il risultato dell'unione di alcuni vuoti più piccoli. Ma cosa avrebbe potuto causare l'apparizione di queste enormi aree vuote in primo luogo? La ragione potrebbe risiedere nell'origine dell'universo. Nei suoi primi giorni, tutta la materia dell'universo era raccolta in modo piuttosto compatto. Gli astronomi pensano addirittura che fosse qualcosa di simile a una zuppa uniforme. Ma presto le fluttuazioni quantistiche casuali hanno iniziato a distribuire questa materia. Alcune aree sono diventate più dense. Di conseguenza, la loro attrazione gravitazionale è diventata più forte e hanno iniziato a rubare materia da regioni meno dense. Questo ha reso tali aree ancora più dense e hanno continuato ad attrarre sempre più materia. Allo stesso tempo, piccoli ammassi di materia hanno iniziato a derivare più lontano dal centro, formando galassie. Dopo aver fissato il vuoto per un po' di tempo, decidi di esplorare altri oggetti spaziali e riavvii il motore della tua navicella spaziale. C'è un tipo di formazione spaziale che non vedi l'ora di vedere, le nebulose. Quelle sono gigantesche nuvole di gas e polvere. Con il tempo, la gravità inizia a tirare insieme questi grumi di polvere e gas. Crescono sempre più grandi e la loro gravità diventa sempre più potente. Suona familiare, non è vero? Un giorno questa massa diventa così grande che crolla sotto la sua stessa gravità e forma nuove stelle. Quindi decidi di visitare alcune delle nebulose più belle che esistono. E inizi con la nebulosa Farfalla. L'apertura alare di questa farfalla è di oltre 3 anni luce, e la struttura all'interno della nebulosa è una delle più complesse mai osservate. La stella centrale, una nana bianca, è riscaldata a un'incredibile temperatura di 250.000 gradi. Ciò significa che si è formata da una stella gargantuesca, probabilmente più grande di 5 volte il nostro Sole. La nana bianca è circondata da un disco spesso di polvere e gas all'equatore. Questo è probabilmente ciò che fa sembrare l'intera struttura come una clessidra o una farfalla. Il prossimo luogo che decidi di visitare è la nebulosa Eschimese, a 5.000 anni luce di distanza dalla Terra, nella costellazione dei Gemelli. È stata scoperta più di 200 anni fa e ha ricevuto il suo nome per un motivo.
La sua formazione a doppia conchiglia assomiglia al volto di una persona nascosto nel cappuccio imbottito di un giubbotto invernale. Ma in realtà questo parka è un disco di materiale con un anello di oggetti a forma di cometa, e le code di questi oggetti si allontanano dalla stella al centro della nebulosa. Le strane striature arancioni nella parte esterna della nuvola si estendono per anni luce in tutte le direzioni. Per quanto riguarda il volto dell'eschimese, sebbene assomigli a una palla di spago, in realtà è una bolla di materiale soffiato nello spazio dal vento di materiale ad alta velocità prodotto dalla stella posta al centro. La tua prossima destinazione è la nebulosa Anello. A prima vista sembra una gigantesca nuvola di polvere e gas che circonda una vecchia stella quasi estinta, che assomiglia a un anello. Ma gli astronomi affermano che la nebulosa non è un bagel, bensì un ciambellone ripieno di gelatina. Questo colorato oggetto che viene dallo spazio profondo, a più di 2000 anni luce di distanza dalla Terra, è in realtà un anello che avvolge una struttura sferica di colore blu. Ogni estremità di questa struttura sporge dai lati opposti dell'anello. Ora puoi dirigerti verso un posto chiamato Pilastri della Creazione. Lo trovi a più di 7000 anni luce di distanza dalla Terra nella nebulosa Aquila. Si tratta di un giovane ammasso di stelle che ha solo 5,5 milioni di anni. Neonati cosmici, per così dire. Una volta, il telescopio spaziale Hubble è riuscito a catturare un'immagine di diverse sagome scure vicino al centro della nebulosa. E ora puoi vederle con i tuoi occhi. Questi sono i cosiddetti pilastri della creazione, una regione attiva di formazione delle stelle. E dato che hai già visitato una regione di formazione stellare, perché non far visita a una galassia o piuttosto un fossile vivente? Ad esempio, DGSAT-1 è grande quanto la Via Lattea, ma è quasi invisibile, perché le sue stelle sono incredibilmente sparse. Ciò che rende unica questa galassia è il fatto che si trova completamente isolata, a differenza di altre galassie di questo tipo, che di solito si trovano in gruppi. Questo potrebbe significare che DGSAT-1 si è formata in un'epoca diversa, probabilmente solo 1 miliardo di anni dopo il Big Bang. Se è vero, la galassia è un vero fossile vivente. La prossima tappa del tour spaziale è la Pulsar Vedova Nera. Proprio come il suo omonimo ragno, questa stella di neutroni rotante sta divorando il suo compagno, una leggera stella nana bruna. Più materiale la Pulsar consuma, più lentamente gira. L'energia che la stella di neutroni sta perdendo nel processo fa sì che la stella compagna si riduca. Oh, guardate questo! È una nursery stellare nella costellazione del Centauro. Ma anche se questo posto potrebbe essere chiamato nursery, è tutt'altro che pacifico o sicuro. Questa regione, composta da idrogeno e stelle neonate, si trova in una nebulosa nella costellazione del Centauro, a circa 6500 anni luce di distanza dalla Terra. L'intensa energia che queste baby stelle emettono fa brillare le nuvole di idrogeno in un inquietante rosso. Questa energia è così potente che sta erodendo le oscure nuvole di polvere, che stanno scomparendo come pezzi di burro in una padella calda. Stai continuando il tuo viaggio quando vedi qualcosa di assolutamente incredibile. Una nuvola d'acqua galleggiante nello spazio. Per essere più precisi, si tratta di una nuvola di vapore d'acqua che circonda un buco nero supermassiccio a 12 miliardi di anni luce dalla Terra. La nuvola contiene 140 trilioni di volte l'intero volume d'acqua del nostro pianeta. Gli astronomi ritengono che questa nuvola d'acqua sia apparsa solo 1,6 miliardi di anni dopo l'universo stesso. È passato più di un anno da quando nello spazio è stato lanciato il telescopio James Webb, che ha richiesto oltre 20 anni per essere completato. In un periodo di tempo relativamente breve, questa tecnologia ultramoderna, la più potente nella storia, ha già fatto molte scoperte. Osservando l'universo agli infrarossi, il James Webb ci permette di vedere cose che nessun altro telescopio ha mai mostrato prima. L'obiettivo principale di questo strumento è studiare la formazione di galassie e stelle apparse nell'universo primordiale. Ad esempio, osserva la nursery stellare più vicina a noi, una regione dello spazio dove nascono nuove stelle. La NASA ha condiviso un'immagine del James Webb che mostra una piccola regione di formazione stellare. Se osservi attentamente, vedrai getti che esplodono da stelle neonate.
Intorno a loro, nuvole di polvere cosmica di colori diversi collidono l'una con l'altra. La polvere rossa è composta da idrogeno molecolare. Puoi anche notare che alcune stelle sembrano avere ombre che suggeriscono la creazione di quello che, più tardi, diventerà un pianeta. L'immagine può sembrare caotica, ma gli astronomi sostengono che si tratti di una nursery stellare relativamente piccola e tranquilla rispetto ad altre. Molte stelle giovani lì sono simili per dimensioni al nostro Sole o un po' più piccole. La foto è stata scattata con l'aiuto della telecamera a vicino infrarosso del Webb. È la telecamera principale dell'osservatorio e scatta immagini del cosmo in due diverse gamme di infrarossi. Un'altra incredibile scoperta fatta dal telescopio Webb sono le molecole di fumo in una galassia lontana. È la prima volta che tali molecole vengono scoperte così lontano dal nostro pianeta. La galassia in questione si trova a 12,3 miliardi di anni luce dalla Terra. Molto probabilmente si è formata circa 1,5 miliardi di anni dopo il Big Bang. Nonostante l'enorme distanza tra la galassia e il nostro pianeta, gli scienziati sono riusciti a rilevare composti chimici presenti nella fuliggine o nel fumo, ed è un fatto importante, poiché ha spostato indietro di circa 1 miliardo di anni il record per la rilevazione di molecole complesse simili. Questo studio ha anche confermato l'enorme potere del più incredibile strumento spaziale di tutti i tempi. È riuscito a fare questa scoperta nonostante il fatto che lo spettrometro necessario per le misurazioni non abbia funzionato al massimo dopo aver subito un degrado improvviso e sorprendente. Il telescopio James Webb ha contribuito a migliorare la nostra comprensione degli esopianeti, cioè i pianeti che orbitano attorno a stelle diverse dal nostro Sole. All'inizio del 2023 l'osservatorio ha avvistato il suo primo esopianeta. Si trova a 41 anni luce dalla Terra ed è più o meno delle stesse dimensioni del nostro pianeta blu. Secondo la NASA, oggi il Webb è l'unico telescopio operativo in grado di categorizzare l'atmosfera di esopianeti delle dimensioni della Terra. Il team di ricerca dietro la scoperta ritiene che tali risultati evidenzino la precisione del telescopio. Sperano che ci aiuterà a localizzare molti più esopianeti rocciosi da colonizzare in futuro. Anche se, a prima vista, può sembrare che l'universo sia piuttosto vuoto, in realtà è un luogo affollato e il Webb ha tutti gli strumenti necessari per osservare qualsiasi evento cosmico accada là fuori. Guarda solo questa immagine di WR-124. È una stella sull'orlo della sua esplosione finale. Nell'immagine, la stella sta per diventare una supernova. Questo accade quando una stella esaurisce il carburante ed esplode, alla fine del suo ciclo di vita, rilasciando una gigantesca nube di polvere spaziale e gas nello spazio. La stella catturata dal telescopio Webb era nella fase Wolf-Rayet della sua vita. È il periodo in cui una stella perde i suoi strati esterni prima di diventare una supernova. La prossima sorprendente scoperta del Webb è un ibrido tra pianeta e stella, con nuvole molto strane. Questo mondo bizzarro è in realtà una nana bruna. Sono più grandi dei pianeti, ma troppo piccole per essere classificate come stelle. Emettono una certa quantità di luce propria e sono piuttosto calde. Ma la loro massa non è sufficiente per fondere l'idrogeno in elio, come le stelle a pieno titolo. I corpi celesti di questo tipo non sono marroni. Si presentano in una vasta varietà di colori, ma la maggior parte è invisibile all'occhio umano. Quello che invece possiamo vedere è la luce che emettono, che a noi appare arancione scuro o magenta. La nana bruna scoperta dal Webb è quasi 20 volte la dimensione di Giove. Orbita intorno a due stelle nane rosse e, per completare un'orbita, impiega oltre 10.000 anni. Gli astronomi hanno scoperto per la prima volta questo insolito esopianeta nel 2016. Ma a quel tempo non lo classificarono come nana bruna, quindi non poterono spiegarne l'enigmatica luce rossa. Ora, grazie al telescopio James Webb, conoscono l'origine dell'oggetto spaziale. Torniamo a quelle nuvole. Come sai, sulla Terra sono fatte di vapore acqueo, ma quelle sulla nana bruna in questione sono diverse. Sembrano essere di sabbia. Sembra quella comune sulla Terra, ma in realtà non lo è.
Quelle nuvole sono fatte di minuscole particelle di silicato. Un'altra recente scoperta coinvolge diverse grandi galassie che gli scienziati ritengano siano nate poco dopo il Big Bang. Non dovrebbero essere lì e nessuno si aspettava di trovarle, ma il James Webb le ha individuate. Queste galassie, massicce quanto la nostra Via Lattea, sono piene di stelle rosse mature. Gli astronomi hanno analizzato la luce proveniente da esse e stimato la loro età, da 5 a 700 milioni di anni dopo il Big Bang. Ciò significa che sono apparse quando il nostro universo era molto giovane, quasi un neonato. La cosa più bizzarra riguardo queste galassie è la loro enorme dimensione e l'età delle stelle che vi abitano. I dati ricevuti dal telescopio non coincidono con le idee esistenti su come appariva l'universo o su come si è sviluppato nei suoi primi anni, né con le precedenti osservazioni fatte da Hubble. Qui il Webb ha catturato una regione distante dello spazio con un dettaglio senza precedenti. Questa sezione è conosciuta come ammasso di Pandora. Nell'immagine si possono vedere tre enormi ammassi di galassie che, insieme, formano un mega ammasso. La loro massa combinata agisce come lente gravitazionale e, grazie a questo naturale effetto di ingrandimento, gli scienziati vedono altre galassie nella regione. Gli astronomi sostengono che l'immagine più recente dell'ammasso di Pandora sia più nitida di quanto abbiano mai visto prima. Il James Webb ha individuato anche migliaia di giovani stelle mai viste prima nella nebulosa Tarantola. Questa formazione spaziale ha ricevuto il suo soprannome a causa dell'aspetto dei filamenti di polvere avvistati nelle immagini precedenti. È la più grande regione di formazione stellare nel gruppo locale, che include le galassie più vicine alla Via Lattea. Le immagini del Webb hanno contribuito a far luce sulla composizione della nebulosa Tarantola. Il telescopio ha anche rilevato protostelle, stelle neonate in fase di accumulo di massa. Gli astronomi prevedono che queste finiranno per formare e modellare ulteriormente la nebulosa. Tra le altre scoperte fatte dal telescopio è possibile vedere la nascita di 50 stelle distanti. Alcune alimentano dischi protoplanetari che potrebbero in seguito formare sistemi solari ad anni luce dal nostro. Ecco un'altra immagine dal James Webb. Puoi vedere un buco nero supermassiccio che ha una massa di 9 miliardi di sole. È talmente enorme e antico che gli scienziati fanno fatica a spiegarne l'esistenza. Gli astronomi hanno anche scoperto un anello distante di polvere, roccia e gas che contiene un composto chimico chiamato catione metile. È noto come mattone della vita e produce gran parte del materiale organico sul nostro pianeta. Il Webb ha aiutato i ricercatori a osservare potenti tempeste di sabbia su un pianeta distante 378 bilioni di chilometri. Gli astronomi sono stati felici di scoprire questo scrigno di innumerevoli e minuscole particelle di sabbia. Riconosci questa immagine? Sono i pilastri della creazione. Questa nuova immagine ci mostra però quanto sia effettivamente piena di stelle quella regione polverosa. Puoi confrontare la nuova foto con quella scattata dall'Hubble nel 2014. È un'incredibile dimostrazione del progresso scientifico.